Chris Poggiardo, via Alcide De Gasperi, info 0836 90 44 10. Siamo pronti! Allora, signori, buonasera a tutti, sono contentissimo di condividere con voi questa serata particolare. Si parlerà di economia, si parlerà di anomalie e disfunzioni di un sistema economico che forse dobbiamo un po' rivederlo dall'A alla Z. Si parlerà di tanto, ma il si parlerà sarà arricchito ulteriormente da chi parlerà. Ebbene, questa sera abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il professor Nino Galloni, al quale io farei un applauso innanzitutto per la sua disponibilità, che è notoria, è sempre stato disponibile alla discussione, al dibattito, al confronto. Ringrazio il Comune di Poggiardo che ha patrocinato l'appuntamento e il sindaco Antonio Ciriolo arriverà a momenti per un suo saluto. Ringrazio Confindustria Lecce nella persona del presidente reggente Nicola Delle Donne, al quale rivolgerei un altro applauso. Ringrazio un grande amico, oltre che un grande esperto di problematiche economiche, tanto è vero che con lui abbiamo condiviso tante presentazioni di libri e dibattiti in tema economico, oggi anche con qualche spunto sul sistema monetario. Quindi ringrazio Roberto Fadano, al quale veramente con piacere rivolgiamo l'ennesimo applauso. Poi consentitemi di così rappresentare un po' tutta la mia gioia nel oggi vedere una prima conclusione, la prima manifestazione di riferimento alla conclusione di master universitari che noi abbiamo realizzato in collaborazione con diverse università convenzionate, con Crisi, Fratella Universitaria, e mi riferisco a i neodottori che hanno frequentato il master in economia gestito dall'Università Unimettuno. Salutiamo il sindaco Antonio Ciriolo. Antonio, ti devi mettere lì, dico ti devi, passa di qua. Scusami se dico ti devi, sai perché? Perché ti abbiamo dato una croce oggi. E la croce è che, no, sarà un piacere, la croce è che in pratica qui ci sono, vedete, degli attestati e saranno consegnati dal nostro sindaco, economia circolare 4.0, energia, tecnologia, ambiente, organizzato, gestito e erogato dall'Università Telematica Internazionale Unimettuno. E quindi oggi è una prima giornata di consegna attestati alla quale faranno seguito tante altre giornate per la consegna. Non potevamo consegnarli tutti questa sera, altrimenti non si finirebbe nemmeno a mezzanotte. E quindi oggi ci saranno 14 neodottori che hanno conseguito con successo e con merito
l'attestato finale, ai quali poi sarà consegnato al termine della nostra proficua, ne sono certo, chiacchierata, e saranno consegnati gli attestati. Ora, io non voglio togliervi molto tempo, perché dobbiamo approfittare della valentia professionale, della conoscenza smisurata che è seduta qui, è rappresentata da chi è seduta qui in tema di economia. Però ecco, io vorrei permettermi così di stuzzicare, di stimolare un po' richiamare l'attenzione su alcuni punti. Noi quando parliamo di economia ci rifacciamo sempre agli economisti illustri e diciamo dobbiamo cambiare perché il Keynes, Smith, Taylor dicevano così. Vorrei soffermarmi su un aspetto, e quello che ci dovrebbe portare un po' a fare una fotografia pertinente di quella che è la realtà, e una fotografia anche che sia pertinente in ordine ai tempi, cioè va vista nei nostri tempi, quella fotografia che riguarda che cosa? Un'economia che sicuramente non deve essere messa a posto, rivisitata con tecniche di una volta. Dobbiamo forse anche fare ricerca su questo. E noi, vedete, ogni appuntamento che poniamo in essere presso la nostra cittadella universitaria ha un obiettivo. Qual è questo obiettivo? Creare dubbi. Infondere in tutti noi quanti più dubbi possibile. Perché questo è il presupposto per non cercare certezze, ma ognuno di noi se ne deve fare tante certezze, perché la chiave è porsi sempre in discussione e mai essere certi che la nostra teoria, la nostra tesi, la nostra ipotesi sia quella giusta e le altre sbagliate. Ecco che subentriamo noi in questa fase per cercare di aiutare, specie i giovani, ma tutti noi, i giovani e meno giovani, a comprendere che si cresce col confronto, si cresce ragionando su quello che viene detto dagli altri, e non ci si barrica dietro le proprie idee. Ecco che oggi noi, con questo consesso onorevolissimo, noi abbiamo l'obiettivo di crearvi mai certezze. Ognuno autonomamente, individualmente, si deve maturare col tempo, con l'esperienza, con la vita, le proprie idee. Mai un pensiero comune, un pensiero unico, prevalente, mai. Sempre idee che nascono da un proprio ragionamento, sentendo, ascoltando un po' tutti. Ecco che quando uno arriva con idee un po' rivoluzionarie, e chi è intelligente ascolta e fa le sue, non conclusioni, meditazioni, riflessioni, chi invece si arrocca dietro posizioni prestabilite non trae beneficio, non trae giovamento dal colloquio. Ebbene, in questo consesso oggi il più rivoluzionario forse dovrei essere io, perché vorrei parteciparvi, cioè vorrei fare in modo da così discutere su alcuni punti che ora vi sottopongo come spunto di riflessione. Però prima di addentrarmi nella materia vorrei
che il sindaco di Poggiardo, Antonio Cicchiolo, facesse un suo, scusami, un saluto a tutti noi. Grazie, grazie Presidente, chiedo scusa per il ritardo, però oggi, questo pomeriggio è successo un pochino, ho attraversato tutti gli organi dell'istituzione scolastica perché è arrivata una mail importante attesa dall'ufficio tecnico comunale che annunciava l'avvio di alcuni lavori del comprensivo. Vengo dall'inaugurazione di un'iniziativa dell'istituto del liceo artistico di Poggiardo che è iniziata mezz'ora fa e volevano che portassi il saluto dell'amministrazione comunale e sono qui adesso in un contesto universitario, quindi siamo passati dalla scuola dell'infanzia fino ad un master, al consegna di attestati di un master. Io, oltre a chiedere nuovamente scusa per questo ritardo, ringrazio per questa opportunità è importantissima per noi per lanciare alcuni messaggi. Noi siamo un'amministrazione comunale che è stata eletta da poco, appena 2 mesi e mezzo, anche se veniamo da un'esperienza diciamo, di conoscenza della macchina amministrativa, per quanto riguarda la mia persona, che ho svolto già il ruolo di funzionario in questo comune e attualmente sono presidente del GAL Caposanta Maria di Leuca. Quindi questi temi sono temi molto molto interessanti. Il titolo già, Presidente, crea il dubbio, nessuna verità. Quindi se qualcuno avesse delle certezze, stasera leggendo già il titolo dell'incontro e dell'intervento del professor Galloni, io saluto gli illustri ospiti della nostra città, il benvenuto a nome della comunità di Poggiardo che è un ruolo di rappresentare. Però sono temi che fanno parte, i temi per esempio del master che ho annunciato e che mi onori di poter consegnare il risultato finale a queste persone che hanno frequentato, che è il punto energia, tecnologia e ambiente. Ieri è stato approvato per esempio il piano dei rifiuti, quindi parliamo di ambiente, parliamo di tecnologia, parliamo di economia, perché una decisione, un piano regionale ha un impatto su questi temi molto importante per stare proprio sull'attualità, no? E quindi è bene conoscere quello che è l'evoluzione anche tecnologica, qui parliamo di economia circolare 4.0, quindi parliamo già di futuro, però il futuro a noi serve studiarlo, prevederlo, immaginarlo, avere un piede nella realtà, ma soprattutto prepararci ad affrontare le sfide di questo futuro che non è molto lontano. Si parla tanto di PNRR come se fosse qualcosa di distante, sconosciuto, importante, ma il PNRR è già oggi una realtà perché ci sono già delle risorse movimentate dallo Stato per le iniziative degli enti locali o delle regioni o dello stesso governo nazionale che richiedono appunto sia una capacità di spesa ed è un aspetto importante, ma soprattutto ci chiamano ad una sfida ancora più importante che è quella della qualità della spesa. Attenzione, a me fa paura una similitudine avuto ieri, l'altro giorno in regione, da un funzionario mi ha detto: sindaco, chiuda gli occhi e immagini di aprire un rubinetto dell'acqua, invece di sgorgare acqua, sgorgano soldi. Questo è nell'immediato futuro quello che ci aspetterà. E questo è un bene perché sono risorse che comunque faranno bene all'economia, ma se non vengono spese nella misura adeguata alle reali esigenze dei territori. Le reali esigenze dei territori non sono le reali esigenze di un comune. Qui dobbiamo ragionare di territorio. Ad una riunione ho sentito dire: siamo 26 comuni, presentiamo una scheda riepilogativa al PNRR e chiediamo 26 milioni di euro per fare campi da calcio, uno per ogni comune. Ora, Poggiardo ha 6.000 abitanti, poco meno, 5.009. E dà difficoltà a gestire e a mantenere e a far funzionare e a far accendere e spegnere le luci di una struttura sportiva. Immaginiamo comuni che hanno problemi diversi perché sono molto più piccoli di noi, che hanno difficoltà a registrare chi nasce all'anagrafe o cancellare chi muore
o chi si trasferisce. Quindi diventa una situazione che, se non ragioniamo invece di 30, 26 campi, ne facciamo 10 e facciamo 3 palazzetti che ci possano consentire di utilizzare a fare pratica sportiva anche d'inverno, che stasera a calcetto non si può giocare, a meno che non ti prendi uno strappo, se non sei ben riscaldato. E allora questi piccoli esempi ci fanno capire che la sfida che ci attende è importante, e non è che abbiamo molto tempo, perché 31 dicembre 2026 si deve chiudere, ci si vabbè, poi ci saranno le proroghe, no, 2026 bisogna spendere, no, 2026 bisogna rendicontare, cioè bisogna aver chiuso tutto il ciclo. E allora, come Presidente del GAL, stiamo facendo fatica a fare le rendicontazioni di progetti da 100.000 a 150.000 euro. Quando vado al bagno, apro quel rubinetto, mi spavento sapendo che cosa può uscire e come potrebbe finire questa marea di soldi se non oculatamente spesi. Allora, la sfida qual è? Quella di organizzarci, quella di avere le competenze, quella di avere dei gruppi di persone, Presidente, che si mettono accanto alle amministrazioni, a tutte le amministrazioni, e cominciano ad analizzare quello che veramente c'è bisogno. Non quello, io non uso mai il termine intercettare finanziamenti, perché intercettare mi dà l'idea, passa, se lo prendo è buono, se non lo prendo fa niente, tanto è importante che faccia un manifesto di abbiamo ottenuto questo finanziamento. Per dire qualche no forse a qualche finanziamento, e dire invece concentrarsi su quelli che servono veramente per la vocazione dei nostri territori. E allora il monito, l'auspicio, l'augurio che io faccio a questo, a questa cittadella universitaria, che è un centro di ricerche importante, un punto di riferimento per, non solo per Poggiardo e non solo per la provincia di Lecce, perché parliamo di un ambito territoriale molto più vasto, è che da questi ragazzi, da queste persone che hanno conseguito il titolo in questo master, o da quelli che stanno frequentando altre attività formative, possa venire veramente la spinta a sedersi, elaborare, proporre. Poi sarà capacità degli enti fare sintesi, presentarsi e candidarsi ad ottenere le risorse che veramente possano consentire di fare lo sviluppo, perché a queste che sono risorse di carattere trasversale che il PNRR non guarda le regioni, c'è una ripartizione 40% per il meridione d'Italia, però se guardiamo le risorse di fondi strutturali che pure partiranno fra poco, perché il programma 14-20 è già finito, però con il Covid c'è uno slittamento al 2023 per consentire appunto a chi non ha potuto spendere a causa Covid di poter spendere risorse. Ma 2024 parte la nuova programmazione, e 2024 è oggi, che 2024 si parte già con la spesa, e quindi le regioni devono programmare oggi. Allora, non vorrei, io quando ho cominciato a studiare le comunità europee, allora si chiamava comunità europea, ancora non Unione Europea, si parlava di aree depresse per indicare quelle in difficoltà economiche, poi si è diventati aree obiettivo 1, poi si è diventati aree fondo coesione, vedi se, ma la sosta è sempre la stessa, livello del PIL inferiore al 75% di quello medio comunitario. E se nel 2024 siamo ancora area depressa, area obiettivo 1, fondi coesione, fondi strutturali, vedi se, significa che probabilmente la qualità della spesa non ha fatto il suo, non ha raggiunto il suo obiettivo, perché probabilmente abbiamo raggiunto i livelli di spesa quantitativi ma non quelli qualitativi. Quindi mi auguro personalmente, come cittadino di questa comunità ma anche come appartenente a questo territorio, che tutti insieme facciamo un passo indietro come campanile, si ragioni termini di territorio, e chissà che fra qualche anno, spiegando di nuovo questi illustri relatori, si possa parlare di altri scenari. Grazie. Grazie Sindaco, già hai già dato alcuni spunti importanti, poi magari ne parliamo fra un po'. Io vorrei così proporre a voi, per rendere un po' più, per rendere dinamica anche così la discussione, io proporrei di devi abbassare sì quello sì, di strutturare la nostra discussione in questo modo, cioè ora diamo la parola a Nino Galloni che
ci farà una così ci darà alcuni spunti su anche su quello che ha scritto nel suo libro L'Italia tradita, economia, politica e moneta 1971-2021, perché vogliamo anche sapere perché la considera tradita l'Italia, e lì gli diamo già un là immenso, per poi successivamente, io inizialmente, Nino, mi limiterei, non lo so, a un quarto d'ora inizialmente. Ma preferirei poi, fare un quadro coerente che richiede anche poi certe cose storicamente. E poi cerco di essere sintetico, però poi io devo fare un po' tutto lo escluso, perché sennò mi fermo. Okay. Quando arriviamo a un certo punto, poi io prego. Sì, va bene. Adesso... I gentili Roberto Fadano e Nicola Delle Donne, siccome... e anche il sindaco, così stimolare Nino su. Sì, ma siccome notoriamente io dico cose non troppo mainstream, mi fa piacere se poi ci sono persone qualificate che dicono la loro sulla mia lettura. Poi mi permetto di dire qualcosa. Cioè. Ecco, quindi innanzitutto preannuncio anche un'altra cosa, che se togliamo questo corsivo forse è meglio, c'è anche un'altra consegna ai nostri neodottori che hanno conseguito l'attestato finale, ed è verrà effettuata a mano del suo autore. Il dottor Roberto Fadano ha prodotto questa attività libraria, la concessione del credito storia delle banche dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, questo per esempio può essere anche uno spunto per andare con i nostri discorsi anche oltre la Prima Guerra Mondiale, no? Certo. Quindi vedete, abbiamo incastonato come facciamo la seconda parte, sì. Quindi il dottor Fadano poi, dopo la consegna dell'attestato, farà gentile dono ai neodottori che hanno conseguito il master del suo libro, e lo ringraziamo per la sua notoria generosità. Detto questo, io invece li pago, e quindi no, io non gli regalo mai libri, perché è il libro regalato, il libro perso, quindi se uno lo vuole lo paga e poi se lo legge, poi dopo scopro che qualcuno se lo legge veramente, poi sono disponibile per proseguire il discorso, perché ho lasciato molti anni fa le università, perché venivano i ragazzi solo per fare l'esame, mi dà fastidio, alla fine ho lasciato perdere, invece trovo in altre occasioni, chiamiamoli così, degli allievi, dei seguaci. Quindi chiaramente questo è in vendita su Feltrinelli, su Mondadori, su IPS, quindi diciamo che fatto da sì, no, ma mi spiego meglio. Roberto Fadano è parte integrante del CRIS, certo. Quindi è chiaro ed evidente che rappresenta anche l'iniziativa CRIS. Ecco, quindi grazie per quello che fai, per quello che hai fatto e per quello che farai. Grazie. Insieme ad altri colonne importanti come il professor Musi, il professor Corina, che fanno parte del comitato scientifico, grazie a tanti altri angeli del CRIS, che a iniziare da tutto il comparto amministrativo e per finire poi al corpo docenti e quant'altro. Allora, partiamo. Okay. Nino, io perché quest'Italia tradita? Prima devo dire una cosa, che sennò non so se adesso sto per dire l'unica cosa, magari non è pertinente, ma se la memoria non mi inganna, sicuramente è la prima volta che vengo appoggiando. Avevo anche difficoltà a memorizzare questo nome. Questo è sicuro, perché non ci sarebbe sfuggita. Ci potevo essere venuto da bambino con mio padre, perché mio padre era molto amico dell'onorevole Ragusa, che è stato anche presidente della commissione della pubblica istruzione, poi mio padre ha fatto il ministro della pubblica istruzione. Giovanni Galloni, quindi, il ministro Giovanni quindi Galloni. Quindi se la memoria non mi inganna, visto che invecchiando ci si ricorda più le cose antiche che non quelle immediate. Leader democristiano. Il governo Goria, quindi
mi fa piacere ricordarlo visto che siamo qua. Comunque Nino Galloni, poi già direttore generale del Ministero del Lavoro, ha svolto attività professionali a tantissimo livello, professore universitario in tante università, l'UIS, Napoli, e Cattolica di Milano. Cattolica di Milano, a Bologna, ma oltre a questo è un esperto di economia a livello mondiale, riconosciuto. Si fa bene l'ansia da prestazione. Quindi averlo qui oggi per noi è veramente un privilegio. Quindi grazie Nino, ma perché quest'Italia tua vita? Adesso cercherò di spiegare, non in pochissime parole come vorresti tu, ma in non troppe. Dunque, vediamo un attimo di fissare alcuni aspetti fondamentali di cui poco si parla nella nostra materia. Innanzitutto, la svolta avviene nel corso degli anni 70, quando l'economia, da materia che doveva essere sottoposta alla politica, cioè i politici sceglievano qualche cosa e poi chiedevano ai tecnici, agli economisti, come realizzarla. Qualche volta i tecnici, gli economisti dicevano no, questo non si può fare, è impossibile, crea debito, crea inflazione, oppure si accingevano a realizzare quello che il politico voleva nell'interesse del paese, e poi spiegherò perché i politici che sono venuti dopo hanno fatto un'altra cosa e hanno contribuito al tradimento del paese. Quindi il momento cruciale è quando avvengono due fenomeni. Il primo è che la politica viene sottomessa all'economia, per cui l'economia, e questo è il secondo aspetto, è una verità ineludibile, c'è una sola economia, delle altre non si può neanche più parlare, e di questo rimarrà vittima, come spiego nel mio libro, lo stesso Federico Caffè. E quindi a quel punto la politica non conta più, perché se non ci sono i soldi, non ci sono le risorse, c'è la paura dell'inflazione, non si possono aumentare le tasse, non si possono aumentare le spese, è chiaro che a quel punto la politica cosa sta a fare? Come vedremo meglio, perché la politica da un certo anno in poi, che poi vedremo l'81, e perché non potrà più decidere gli investimenti pubblici, che in fondo era il maggior potere, ma anche la giustificazione, la nobilitazione della funzione politica, perché i politici che poi, come vedremo, non potranno più decidere gli investimenti pubblici, si dovranno limitare alla bassa cucina, e conseguentemente avremo una classe politica sempre meno elevata rispetto a quella che aveva caratterizzato l'Italia, non ancora tradita o non ancora completamente tradita. Rimanendo sempre in questo ambito generale, ed è un po' la premessa poi del mio testo, il problema è che cos'è questa materia. È una materia eminentemente schizofrenica. Perché? Perché quelle stesse cose che nella microeconomia e nella economia dell'impresa dobbiamo minimizzare nell'interesse sociale, e cioè ridurre il costo del lavoro, per esempio, poi li ritroviamo nella macroeconomia come valore che dobbiamo massimizzare. Quindi chiediamo all'impresa uno sforzo di realizzazione del profitto che in termini complessivi dovrà avere una valenza sociale, ma per ottenere questo risultato bisogna, non dico banalmente ridurre i salari, ma molto più appropriatamente ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, mentre invece quella stessa variabile è la più importante per sostenere i consumi e la macroeconomia. Quindi questo che io chiamo la caratteristica del campo, della materia, per cui posso aderire con qualche dubbio a chi ritiene che non sia una scienza per la mancanza, l'impossibilità di ripetere l'esperimento, ma queste sono cose, diciamo, più conosciute e banali. Che cosa è che determina i grandi cambiamenti? Ma innanzitutto, se andiamo appunto agli anni 70, c'è il problema, la centralità del problema dell'inflazione. E qui avvengono spaccature fra le scuole.
perché fondamentalmente le teorie riguardo all'inflazione erano tre: la teoria monetaria, che si mettesse più moneta e quindi ci fosse più inflazione, che la nostra scuola, la scuola keynesiana, combatteva per principio, in quanto dicevamo ma a partire dagli anni 60 non c'è stata più scarsità, quindi se io immetto più moneta non lo faccio a parità di produzione, che potrebbe determinare inflazione, ma stimolo una maggiore produzione, che è uno dei fondamentali contributi dello stesso Keynes nella sua teoria generale. Mentre i monetaristi sostenevano che l'aumento della moneta, causato anche dai disavanzi pubblici, su cui torneremo perché sono uno degli aspetti strategici del ragionamento, causava inflazione. Il secondo aspetto, la seconda causa di inflazione, erano i salari. Cioè aumentavano i salari e questo faceva aumentare l'inflazione. La nostra scuola sosteneva una tesi opposta, e qui c'è la spaccatura fra la scuola della scuola keynesiana, fra post-keynesiani, cioè noi, e neo-keynesiani come Modigliani, Andreatta, eccetera. Qual è la differenza? Che loro dicevano che l'inflazione era causata dall'aumento dei salari, noi invece sostenevamo e sosteniamo che l'aumento dei salari è determinato dall'aggiustamento che cercano i lavoratori per mantenere la loro capacità di acquisto. Questa è una differenza fondamentale, ma spacca in due la scuola keynesiana. Perché che cosa dicono i neo-keynesiani in aggiunta a quello che ho appena riferito? Dicono fondamentalmente che la disoccupazione non esiste, ovvero che i disoccupati sono tali perché non accettano i salari bassi, la riduzione dei salari che avviene per vari motivi. Quindi sono disoccupati volontari, mentre tutta la statistica in materia stava differenziando fra chi era disoccupato perché rifiutava un lavoro e chi era disoccupato perché cercava un lavoro, qualunque lavoro, e non lo trovava. Secondo i neo-keynesiani quindi non c'è una vera e propria disoccupazione involontaria. Su questo adesso non mi ricordo se nel libro c'era, che ho fatto degli studi col Ministero del Lavoro americano in cui dimostrai oltre ogni ragionevole dubbio che ciò non era vero, perché si dava una media del tasso di disoccupazione sotto il quale gli Stati Uniti non potevano scendere, ma io gli dimostrai oltre ogni ragionevole dubbio che questa media era fatta da numeri diversi per quanto riguardava i bianchi, i neri e gli ispanici. Quindi non era vero che c'era un tasso di disoccupazione frizionale certo, poteva essere diverso a seconda anche delle propensioni culturali. Che per esempio indubbiamente i neri in quel periodo preferivano prendere sussidio di disoccupazione piuttosto che andare a fare un lavoro parimenti remunerato, discussione che oggi sapete è tornata di attualità, non credo, se non ci saranno domande in questo senso da parte vostra, con la questione del reddito di cittadinanza. Ora, in questo modo che cosa succede? Succede che i neo-keynesiani sostengono la stessa tesi dell'economia neoclassica, cioè che il sistema capitalistico è in equilibrio e solo quando ci sono le crisi c'è una disoccupazione involontaria. Invece normalmente la regola è che non c'è disoccupazione involontaria, c'è soltanto il fenomeno dei lavoratori che rifiutano i lavori sottopagati. Ovviamente se poi lo Stato dà generosi sussidi di disoccupazione la situazione si aggrava. Questa è la teoria neo-keynesiana e che poi coincide con l'impostazione neoclassica, per cui noi abbiamo definito questi keynesiani bastardi perché avevano negato il caposaldo dell'innovazione teorica di Keynes, che dimostrò, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli equilibri capitalistici sono sempre di sottooccupazione, con l'eccezione della guerra, dove avviene la piena occupazione, gli uomini al fronte, le donne alla catena di montaggio, e allora lì ovviamente bisogna intervenire con misure di contenimento della spesa pubblica per evitare l'inflazione. Ma finché non ci sono quelle situazioni di piena occupazione, che sono l'eccezione, il sistema ha bisogno che ci siano degli interventi della spesa pubblica per avvicinare l'obiettivo della piena occupazione. La terza teoria per spiegare
che è poi la nostra, insomma, l'inflazione, è che ci fosse un problema di costi. Col senno del poi siamo arrivati alla conclusione che avevamo ragione noi, perché studiando l'inizio dell'inflazione è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli Stati Uniti d'America, per due motivi, causarono un innalzamento dei costi. Il primo era che cominciarono a pensare di dominare il mondo non più come creditori, come era avvenuto a cavallo delle guerre mondiali e dopo, con gli accordi di Bretton Woods, ma cominciarono a pensare di dominare il mondo come debitori. Quindi fecero riserva delle loro materie prime e cominciarono a comprarle all'estero, come stampando dollari e titoli di Stato, che imponevano ai loro creditori. Chi li accettava otteneva, oltre l'amicizia e l'aiuto degli stessi Stati Uniti d'America, di decidere il prezzo. Chi non accettava veniva bombardato. Questo è un nuovo equilibrio che viene fuori appunto negli anni 70. Il secondo aspetto sono tutte le conseguenze, adesso non c'è tempo per approfondirle, della guerra del Vietnam. Queste sono le cause dell'inflazione, che abbiamo detto, quindi stanno nei costi. Ma qual è la caratteristica di questo fenomeno, che poi determina conseguenze anche politiche importantissime, che, come dicevo all'inizio? La paura. Perché il grande nemico della democrazia è la paura. In ogni caso, qualunque sia l'emergenza, sia nei prezzi, sia la sanità, sia l'ambiente, la paura cancella la democrazia. E allora a quei tempi il problema era questo qui. Quindi c'era questa convergenza di questa paura. Si assommava con essa, sempre in qualche modo legata all'inflazione, il problema della spesa pubblica. Prima del febbraio del 1981, quando si cambiò radicalmente politica, io sono un testimone di queste cose, perché tra l'altro ero il funzionario che al Ministero seguiva i ministri e discuteva con i ministri, perché soprattutto a quei tempi un bravo funzionario ragionava testa a testa con un ministro, non c'era, se era riconosciuto essere portatore di qualche cosa scientifica. E fino al febbraio del 1981 come veniva regolato il sistema italiano? Innanzitutto i politici avevano un obiettivo principale, che era quello di migliorare, di arricchire la condizione dei cittadini. Che sistema hanno le classi politiche per migliorare la condizione dei cittadini? È molto semplice: lo Stato deve spendere di più di quello che sottrae all'economia con le tasse. Col pareggio di bilancio o con addirittura un avanzo delle tasse rispetto alla spesa, il paese si indebolisce. Quindi in quei decenni che precedono il 1981, quando si decise di cambiare politica, c'era un'alternativa. Volendo il politico spendere di più di quello che erano le entrate dello Stato, determinava un disavanzo. Questo disavanzo poteva essere finanziato in due modi. Il primo modo, il modo più naturale e più semplice, era assolutamente negato dalle accademie, bisognava nasconderlo e guai parlarne in qualsiasi sede, ed è l'immissione di moneta non a debito dello Stato. Questa è la via maestra per arricchire i cittadini. Ovviamente ha un limite questa politica, non lo puoi fare quanto te ne pare, sei limitato dalle capacità di sviluppo produttivo e tecnologico del paese. Però se parliamo dell'Italia, che è un paese fortissimo e ricchissimo nonostante tutto, è chiaro che sappiamo che possiamo spingerci abbastanza su questa strada, sempre senza esagerare. È ovvio che se parliamo del Mozambico, se il governo del Mozambico emette moneta statale non a debito, quella arriva là, la gente crede di andare a comprare vestiti, scarpe, cibo, e non ci stanno, e quindi questa moneta o non vale niente o crea inflazione. Ma in Italia sarebbe stata una cosa diversa. Di questa strada non si poteva neanche parlare.
qualcuno di noi era edotto della sua possibilità perché eravamo destinati a non si sa quali luoghi di potere, eccetera. Ma non se ne doveva parlare. L'altra strada qual era? L'emissione di titoli del debito pubblico per coprire il fabbisogno, che dovevano essere proposti dal Ministero del Tesoro a bassi o bassissimi tassi di interesse. In quel periodo il tasso di interesse che riconosceva il Tesoro sui propri titoli era più basso dell'inflazione, quindi il tasso di interesse era negativo, quindi chi comprava questi titoli non li voleva nessuno. E allora come si faceva? La Banca d'Italia stampava moneta, stampava, ovviamente la contabilizzava a debito, cioè la metteva nel suo bilancio a passivo, come se ci si fosse dovuto poi fare una riserva per scambiarla con l'oro, ma ormai l'oro era finito dal 1971, e all'attivo metteva i titoli, gli interessi metteva invece nel bilancio di esercizio e finanziava il funzionamento delle istituzioni, anche se erano negativi in termini reali, però erano positivi in termini nominali. Si decise di abbandonare questo modello che bene o male aveva fatto ricca l'Italia, perché era una delle ragioni per cui l'Italia era diventata, e nessuno se l'aspettava, la quinta potenza industriale del pianeta, la quarta potenza manifatturiera del mondo. E quindi si decise da un giorno all'altro, con una lettera di un ministro, Beniamino Andreatta, di cui parlo diffusamente nel testo, al governatore del tempo della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, non ti sentire più obbligato d'ora in poi a comprare i titoli che io non riesco a vendere. Quindi il Ministero del Tesoro, lo Stato, si spossessa del potere più importante, che è quello di decidere il tasso di interesse, e lo cede al mercato. Quindi il mercato deve diventare padrone e regolatore della società. Da quel momento succede che il supremo regolatore della società, che è il mercato, una istituzione fondamentale che ci differenziava dalle economie socialiste, che è ineliminabile in una democrazia, però è uno strumento di selezione, come tale di squilibrio, e quindi funzionava bene il mercato quando c'era lo Stato che riequilibrava determinati eccessi, eccetera. Noi nella nostra scuola non eravamo contro il mercato, ci dipingevano che fossimo contro il mercato, in realtà dicevamo quello che sto cercando di dire adesso. Dopo il 1981 il mercato diventa il supremo regolatore della nostra economia e della nostra società, con il risultato di tagliare le gambe alla solidarietà. Questo è il prezzo, perché la solidarietà non è un collante o qualsiasi, un pio desiderio, un pensiero cristiano, ma è il principale strumento di coesione economica e quindi dell'economia di una società. Tanto che i modelli economici che seguono il 1981 durano pochi anni perché sono insostenibili. Per esempio, noi passiamo dall'economia degli anni 70 e precedenti, che io definisco di capitalismo espansivo, in cui l'obiettivo delle imprese è la massimizzazione delle vendite, obiettivo che è compatibile con l'aumento dei salari, con l'aumento dell'occupazione e con l'aumento dei profitti. Abbandoniamo quel capitalismo espansivo per avere negli anni 80 invece questo capitalismo, qui cominciano le banche e la finanza ad avere importanza, con altissimi tassi di rendimento obbligazionario. Questo spingeva le imprese, che fossero a partecipazione statale o che fossero private, c'è una mia ricerca del tempo sulle 50 più grandi private, sulle 50 più grandi a partecipazione statale, che facevano la stessa cosa, cioè destinavano la gran parte dei profitti a comprare titoli di Stato, perché questi ultimi rendevano molto di più che fare investimenti nell'economia reale. Quindi cala l'occupazione, calano i salari, nasce la disoccupazione giovanile con tutte le conseguenze anche sul piano normativo e delle politiche che il Ministero del Lavoro doveva intraprendere. Ma dicevo, questo capitalismo con gli alti tassi di interesse dura poco, perché nel 92 crisi del sistema monetario europeo è a pezzi. Quindi si ritorna ai bassi tassi di interesse, conseguentemente si ritorna al capitalismo finanziario, perché gli investitori, i risparmiatori, eccetera, vanno in borsa, visto che le obbligazioni non sono più convenienti come durante gli anni 80. Ma intanto sono emersi gli investitori istituzionali,
i fondi pensione, i fondi di investimento, i quali non comprano pacchetti di minoranza come qualunque risparmiatore investa in borsa, ma comprano pacchetti di controllo, pacchetti di maggioranza, golden share, eccetera, e quindi controllano le imprese. Quindi quando per esempio si vendette il nuovo Pignone alla General Electric, fu fatto perché si diceva non è nella mission dell'ENI, e questo non era vero perché facevano turbine, quindi che l'ENI faceva roba di petrolio, quindi insomma era già una premessa. A chi lo vendiamo? Alla General Electric, che è il numero uno nel campo. Ma la General Electric del Pignone, che era leader mondiale nelle turbine, non gliene poteva fregare di meno. Voleva realizzare un saggio di profitto sufficientemente elevato da mantenere gli impegni che aveva preso con i propri sottoscrittori nel decennio precedente. Quindi bisognava che il rendimento delle azioni non fosse inferiore a quello che era stato nel decennio precedente l'altissimo rendimento delle obbligazioni, cioè dei titoli di Stato, di cui il benchmark mondiale erano i nostri. Noi ci stavamo rovinando con alti tassi di interesse obbligazionari, e questi fondi pensione, peraltro erano gli operai americani, si arricchivano. Questo è stato un passaggio, credo, fondamentale, e abbagli che sono stati presi a destra e a sinistra sull'argomento. Durante gli anni 80 e successivi poi fui anche testimone negli Stati Uniti di quello che era la conseguenza della politica voluta anche dalla classe media, cioè dalla gran parte degli elettori: riduciamo le tasse. Perché? Perché ridurre le tasse significava, per chi non doveva pagare le tasse, che negli Stati Uniti era quasi il 40% della popolazione, nessun vantaggio. Per la classe media significava ricevere, diciamo, sconti dai 10 ai 40 mila euro all'anno, scusate, dollari all'anno, ma poi dovevano spendere molto di più, perché per mandare i figli a scuola, per i trasporti, per la sanità. Perché vedete, quando noi tagliamo le tasse, se non possiamo far crescere la spesa, perché abbiamo demonizzato la spesa pubblica e i disavanzi pubblici e la stessa funzione dello Stato, distruggiamo la classe media, perché la classe media è tale quando viene sollevata da quelle che sono le spese più importanti per una famiglia, cioè mandare i figli a scuola, i trasporti e la sanità. Quindi durante gli anni 70, per esempio, anche gli operai diventarono classe media perché parteciparono a questo. Infatti non mandavano i figli a scuola perché facessero gli operai, mandavano i figli a scuola all'università perché facessero i dottori, gli insegnanti, i giornalisti, eccetera. Quindi c'era anche questa mobilità sociale. Tutto ciò venne poi via via bloccato dalle scelte successive. Ma anche questo terzo tipo di capitalismo, prima abbiamo detto quello espansivo fino all'81, poi quello degli alti tassi di interesse fino al 92, adesso questo finanziario, poi il classico capitalismo, quello che era andato in crisi nel 1929, poi quali sono i meccanismi, li spiego nel libro e più o meno sono conosciuti, di crisi del capitalismo finanziario, perché il capitalismo finanziario è devastante per l'economia reale, perché nei comparti innovativi e nuovi si accoppiano alti saggi di profitto, alti profitti e aumento della domanda di lavoro. Ma nei comparti tradizionali e maturi, dove cioè poi c'è la gran parte dell'economia, per ottenere quei saggi di profitto bisogna ridurre la base occupazionale, ridurre gli investimenti, ridurre i centri di ricerca, eccetera, per ottenere che l'investimento si riduca di più di quello che si può ridurre la produzione e le vendite. E così si fanno più soldi, si riapre il margine di profitto anche nei comparti tradizionali e non nuovi. In queste condizioni diciamo che il capitalismo finanziario è sempre stato devastante per l'economia reale.
E passiamo al quarto tipo di capitalismo che comincia a manifestarsi nel 2001 con la crisi del 2001. Vedete che tutti questi modelli successivi a quello espansivo, chiamiamolo keynesiano, economia mista, eccetera, cioè quello di alti tassi di interesse e quello finanziario, durano poco. E quest'altro che inizia nel 2001 con lo sganciamento della priorità come obiettivi delle imprese più importanti che sono diventate quelle finanziarie dal mercato, cioè io questo l'ho chiamato capitalismo ultrafinanziario perché in sostanza gli economisti sono stati sostituiti dagli informatici, dagli ingegneri e dagli algoritmi. L'obiettivo del capitalismo ultrafinanziario non è più la valorizzazione del titolo in borsa, che ovviamente permane nelle imprese che sono in borsa ma che sono una minoranza del totale, ma consiste nella massimizzazione nella emissione dei titoli, cioè nella circolazione degli stessi. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente io non guadagno su quello che cresce di valore in borsa con qualunque strumento sia stato ottenuto, ma guadagno sul numero delle operazioni, un piccolissimo guadagno che moltiplicato per miliardi di operazioni gestiti da questi algoritmi, da cose informatiche eccetera eccetera, mi portano a un profitto finanziario che non ha niente a che vedere con quello che succede nell'economia reale. Nel 2008, quindi stiamo sempre riducendo la sostenibilità di questi modelli economici tutti quanti capitalistici, ma alcuni un po' meglio, alcuni un po' peggio, comunque questo è calcolato, calcolata questa sostenibilità in termini di anni in cui dura il modello, è ancora di meno, perché nel 2008 va per aria. Perché va per aria? Perché questo sistema fa sì che i soggetti finanziari drenino la liquidità. Voi sapete che l'unico modo per mettere in crisi un'entità finanziaria, poniamo una banca, è quella di fargli mancare la liquidità. Se la banca non ha liquidità va per aria, come accadde alla Lehman Brothers, e dovevano seguire tutte quante. Invece ecco, 2008, cambia la dottrina economica. Si arriva a quello che poi chiamerò capitalismo ultrafinanziario ma collateralizzato, per un secondo spiego cosa voglio dire, perché le banche centrali esprimono questa nuova dottrina che fondamentalmente dice così: immetteremo quantità illimitate, sono parole loro, di moneta a corso legale. Quindi se un titolo non vale niente, carta straccia, un titolo tossico, derivati, controderivati, swaps, chi più ne ha più ne metta, vicino alla scadenza, quando è chiaro che non vale niente, non varrebbe niente, ne viene allungato il termine di maturazione, viene portato alla banca centrale che in cambio dà moneta a corso legale, genere elettronica, basta spingere col ditino sul bottoncino giusto del computer e esce questa moneta. E quindi qual è la caratteristica di questo capitalismo ultrafinanziario collateralizzato? La parola deriva da collaterale, questi asset backed securities, insomma, no? E che vengono presi appunto come buoni dalle banche centrali. Poi quando fu chiesto a Draghi, che era governatore a BCE, dice: ma poi che ci fate con questi titoli quando vanno a scadenza? E lui rispose: boh, stanno lì, poi li buttiamo. Quindi fondamentalmente questo capitalismo ultrafinanziario, secondo me, e questo sono entrato un po' in polemica con altri colleghi che si sono occupati della materia, non può fallire, perché quando potrebbe fallire, viene immessa la liquidità e quindi continua questa giostra, e il debito planetario arriva a livelli stratosferici e nessuno se ne preoccupa. Ci si preoccupa se il debito pubblico di un paese supera di una volta il suo PIL, e non ci si preoccupa che il debito del pianeta superi decine di volte il PIL del pianeta. Allora, questo capitalismo ultrafinanziario però ha una caratteristica strana, e cioè che in fondo non è devastante per l'economia reale, semplicemente la priva di liquidità. Perché la priva di liquidità? Perché tutta questa liquidità che viene creata dalle banche centrali non può arrivare all'economia reale, perché se arrivasse all'economia reale scoppierebbe un casino.
Quindi basta che non arrivi niente all'economia reale e questa finanza, questo capitalismo ultrafinanziario va avanti con i suoi algoritmi, con i suoi ingegneri, con i suoi informatici. E nessuno sa di che cosa si tratta, perché questi titoli si scambiano, non si sa se si producono bottiglie di plastica o servizi farmaceutici o vatte alla pesca. Quello che c'è, ma l'importante è che girino sempre più velocemente. Questa situazione però, e qui c'è una differenza fra la scuola auritiana e la nostra, cioè secondo la scuola auritiana, quindi in base a questo ragionamento che ho fatto finora e che sottoscriverebbe compiutamente, il problema diventa la carenza di liquidità nell'economia reale, tant'è che nascono le alternative, le monete complementari, le criptovalute, il credito fai da te, le piattaforme finanziarie alternative, le imprese che si aiutano fra di loro. Questo per sopperire alla mancanza di moneta legale si fa moneta fiduciaria, che poi ai tempi dei tempi sappiamo benissimo che il miracolo economico italiano non l'abbiamo fatto con le lire, l'abbiamo fatto con le cambiali, bisognava avere le lire per pagare i bolli, ma poi era stato basato sulla fiducia. A volte bastava una stretta di mano se ci si conosceva e ci si fidava e si andava avanti con gli investimenti e quant'altro. Quindi il problema qual è? Che secondo me, secondo le mie ricerche, il problema che sta emergendo nelle nostre economie è che noi guardiamo una parte dell'economia stessa, cioè quella che è quotata in borsa, quella che funziona bene, eccetera, e sottovalutiamo che, per esempio, su 4 milioni e mezzo di piccole imprese ce n'è un 10% che fa profitto, l'altro 90% non fa profitto, paga le tasse sulle perdite, non ha aiuto dalle banche, c'ha la pubblica amministrazione contro, le infrastrutture che stanno peggiorando, che sono un aspetto importante del fare impresa. E allora perché questi 4 milioni di piccoli imprenditori italiani tengono aperta l'azienda, quando in qualunque libro di economia che voi avrete studiato c'è scritto che se il rendimento di un'azienda tende a zero, cioè sottratti i costi dal fatturato non rimane più niente, più o meno, l'azienda va chiusa o va cambiata la mission, per quello che sia. E perché non chiudono questi imprenditori? Cosa fanno? Perché qual è il motivo per cui questi piccoli imprenditori sono diventati non capitalisti? Perché vogliono controllare le risorse reali, vogliono darsi un ruolo e una dignità nella società. Questa è la caratteristica delle piccole imprese italiane. Ma ce n'è un'altra che non va giù al sistema mondiale, è che questi piccoli imprenditori sono competitivi, riescono a esportare, sono, nonostante gli scarsi risultati finanziari che li caratterizzano, sono capaci di essere più competitivi dei loro colleghi di altri paesi con i quali siamo in confronto economico, eccetera. E allora cosa succede? Succede che le nostre esportazioni aumentano, succede che le nostre importazioni diminuiscono. Pensate che negli ultimi anni questi ragazzi che sono andati a fare gli imprenditori in agricoltura, che ci hanno fatto diventare leader mondiali del biologico, del biodinamico, tornati gli antichi sapori, gli antichi semi, gli antichi grani e l'uva e tutto quello, ci hanno fatto risparmiare 40 miliardi di euro. Abbiamo ridotto le nostre importazioni alimentari di 40 miliardi. Siamo diventati per la prima volta nella nostra storia, fin dai tempi dei Romani, che hanno delle grosse responsabilità in materia, ma adesso questo è un discorso che ci porterebbe fuori strada, siamo diventati autonomi, autosufficienti dal punto di vista del cibo, che non è poco. Quindi vedete, un paese forte, un paese che ha fondamentali forti, eppure siamo dipinti nel mondo come cattivi pagatori, gente di poco affidamento, mascalzoni e tutto il resto appresso. E questo ovviamente ha effetto sulla nostra spesa. E concludo con un... quindi non aspetta di finire prima il suo ragionamento. Stavo dicendo, allora, con la scuola auritiana, quindi... Ti dobbiamo chiedere tante cose. Sì, un minuto è giusto. Allora, il problema qual è? È senz'altro vero che c'è una carenza di liquidità e via dicendo. Però un problema fondamentale è che la redditività degli investimenti, stavo dicendo, è calata nei comparti tradizionali e in altri comparti. L'obiettivo
non è più il profitto. Poi il profitto si può fare ed è una buona cosa realizzare un profitto, vuol dire che stai facendo bene, ma tante volte noi abbiamo bisogno, per esempio, di imprese che sostengano 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive nel comparto dei servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente. Lì, se andiamo a vedere, se facciamo i conticini normali, scopriamo che il fatturato è più basso del costo, perché il costo è sostanzialmente il lavoro. Se il lavoro lo remuneriamo in modo decente, il fatturato non basta e quindi quell'investimento non si fa. Quindi abbiamo bisogno di due cose: di imprese del sociale che siano imprese, ma che riescano a gestire questa situazione, e dall'altra parte di immissione di moneta non a debito da parte dello Stato, in modo che, essendo non a debito questa moneta, compensi il gap fra fatturato e costo. Perché vedete, quello che farà la differenza nel futuro fra un'economia sviluppata e un'economia non sviluppata non saranno più le macchine che parcheggiamo sotto casa, non sarà più quanti frigoriferi o televisori o telefonini abbiamo, ma sarà se abbiamo i servizi di cura delle persone, se l'anziano non autosufficiente viene seguito, se i giovani possono studiare, se possiamo godere di tutti quelli che sono, soprattutto perché la vita si sta allungando, facciamo meno figli e tutto questo è collegato. Adesso ovviamente sto sintetizzando, perché se non mi dico non è e quindi per concludere il ragionamento, che cosa sta succedendo adesso con l'emergenza sanitaria? Sta succedendo che invece il debito aumenta. Ora, questo debito non è insostenibile, ma non andava acceso con l'Unione Europea, andava acceso con gli italiani dando degli incentivi, anche aumentando un pochino il tasso di interesse e garantendo il recupero di liquidità immediato qualora il sottoscrittore lo richiedesse. Questa era la mia maestra, che noi segnalammo in una cosa che si trova ancora su internet, il piano di salvezza nazionale, prima dell'emergenza sanitaria. Un'altra possibilità, che credevo fosse quella che Draghi avrebbe praticato andando a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, era quello di indebitarci con la BCE. Indebitarci con la BCE non era troppo male, perché in realtà le banche centrali grandi retrocedono poi a scadenza i titoli alle banche nazionali, i quali li mandano in cavalleria, no? Perché questo già avveniva per il 25% del debito pubblico, cioè quello che chiamiamo il debito pubblico in realtà è molto di meno, perché una buona parte di esso non va restituito. Viene retrocesso alla banca nazionale, la quale non lo chiede allo Stato, finisce lì. Quindi indebitandoci con la BCE si realizzava quello che aveva detto nel famoso articolo sul Financial Times Mario Draghi, e cioè aumentiamo il debito per uscire dall'emergenza, ed era una buona strategia, a patto che poi alla fine dell'emergenza si cancellasse il debito. Invece, indebitandoci con l'Unione Europea, nella migliore delle ipotesi, perdonatemi l'errore grammaticale, nella migliorissima delle ipotesi, dobbiamo restituire fino all'ultimo centesimo. E non è quello che mi fa paura. Quello che mi fa paura è che i creditori, che non ci vogliono bene, ci chiedano delle condizioni, mettendo in giro che noi non saremo dei buoni pagatori, e quindi ci chiederanno l'isola di Ponza, il Colosseo, riduzione delle pensioni o quello che sia, tutte cose negative che già abbiamo visto in Grecia portare solo a disperazione e morte. Quindi questo è stato, nella migliore delle ipotesi, un errore. Se vogliamo essere buoni, diciamo che è stato un errore. Nella peggiore delle ipotesi, diciamo che è stato voluto per poi aumentare le condizioni di costrizione della nostra economia. Quindi, se l'Italia è stata tradita, mettiamo una data, nel febbraio del 1981, e poi i tradimenti sono continuati fino a creare una situazione sempre più difficile per le imprese, per le famiglie e per le pubbliche amministrazioni, oggi credo che siamo arrivati a un punto decisivo. Però c'è un però positivo, con cui concludo questo mio intervento, e cioè che tutto sommato anche l'emergenza sanitaria ha messo in crisi la globalizzazione. Quindi oggi noi cominciamo a capire
quello che conta è l'economia reale. Quindi se noi sappiamo produrci il nostro cibo, i nostri vestiti, le nostre case, i nostri servizi, la nostra sanità, la nostra cultura e quant'altro, noi sopravviveremo, andremo avanti. E siccome nel sud dell'Italia e in regioni come questa abbondiamo di vestigi archeologici, di cultura, di storia e di tradizioni anche enogastronomiche, non solo quelle che sembra che siamo buoni solo a mangiare, non è vero, siamo buoni a fare tante altre cose e questo probabilmente ci salverà. Grazie. Grazie, grazie per questa panoramica di ineccepibile spessore, valore e sicuramente condivisibile da tutti. Grazie per questo quadro che ci hai dato, ci hai fornito. Ora però mi riallaccio a un'altra frase che è condivisibilissima: il capitalismo ultrafinanziario che ha drenato liquidità. Io chiedo a Roberto Fatano, visto e considerato che si è occupato anche con la sua opera libraria della concessione del credito e quindi è un esperto del sangue di una economia, di uno Stato, no? Cioè, tu sei l'esperto ematologico del nostro paese, che hai prodotto uno studio che va dal Medioevo alla guerra mondiale. Poi, in considerazione di quello che riesci a studiare, quello che riesci a vedere, che sei riuscito a vedere nei giorni nostri, ti chiedo: ma è solo il capitalismo ultrafinanziario che drena liquidità? O sul tema della concessione del credito c'è qualche altra anomalia che può essere di diretta o indiretta derivazione dalle disfunzioni del sistema finanziario ultrafinanziario? E poi ti pregherei di produrti in una domanda a Nino su quello che ritieni opportuno. Grazie a tutti e nuovamente buonasera. Beh, io intanto sono rimasto estasiato dalla capacità di sintesi e soprattutto da una significativa descrizione dettagliata ma anche molto semplice, diciamo, per le menti meno esperte da parte del professore. Quindi ha fatto un excursus nel quale mi sono ricordato Ugo La Malfa, il grandissimo Ugo La Malfa, nostro politico, ma prima ancora grande esponente della Banca d'Italia e grande economista, che in tempi non sospetti, quando la politica italiana cercava di tenere contenta la comunità italiana con tassi di inflazione al 21%, egli si esprimeva pedissequamente, diciamo quasi in modo fastidioso, attraverso le interviste e i dibattiti pubblici, nella massima attenzione sulla spesa pubblica, che è diventata poi, diciamo, la croce del nostro sistema paese. E per ritornare alla domanda che tu mi hai fatto, allora, questa è una domanda che prevederebbe, diciamo, un indiano, cioè che si articola su due tempi, su due situazioni. Allora, la prima è, diciamo, la storica struttura della concessione del credito, che, come ha detto giustamente il professore, è incentrata simbolicamente sulla fiducia. Noi abbiamo avuto 20 secoli di storia con forme differenti, ma anche con forme molto evolute. Non vi dico che è esclusivamente citato qui dentro perché esiste una letteratura abbastanza ampia e descrittiva, ma tutto era fondato esclusivamente non sulla volontà politica, ma su uno strato, diciamo, completamente differente e parallelo ai sistemi paesi, che potevano essere le città-stato, come potevano essere, diciamo, sistemi più organizzati. L'altra invece è l'attualità. L'attualità, che negli ultimi 10 anni ha subito una serie di scossoni, beh, io sono d'accordo col professore, perché prima di tutto, diciamo, della mia grande passione nei confronti del credito, della finanza, eccetera, sono un imprenditore che tutti i giorni si confronta con il mercato del credito. E sono d'accordo con il professore allorquando asserisce che la finanza ha sostituito totalmente l'economia. Ma questo non lo vediamo solamente, diciamo, a livello di
interviste, orientamenti, sistemi legislativi, esiste, diciamo, una volontà precisa, un indirizzo deterministico all'interno del quale c'è una sostituzione assolutamente, e questo è molto pericoloso. Su chi conosce il sistema produttivo e come funziona, è estremamente pericoloso. Il professore ha parlato del piccolo sistema del paese italiano, ma attenzione, questo desiderio di identificazione sociale che si afferma attraverso il lavoro e la produzione artigianale o commerciale, quanto tempo potrà durare all'interno di uno scenario che è veramente difficile? La mia domanda che faccio al professore è diciamo, perché egli ha dato parecchi stimoli, quando hai cominciato, hai parlato, no? Dice, ma quale verità? Cioè, che cosa c'è di assolutamente vero? La verità è ovviamente ciò che si forma attraverso gli atti e le situazioni, che la cronaca e la storia ci ha palesemente insegnato e ci ha dimostrato. Allora, da questo punto io credo che ci sia un fil rouge, un filo conduttore tra la politica italiana del 1970, seconda guerra mondiale, ma 70-80, all'interno del quale era inserito questo discorso, era inserito all'interno della guerra fredda, e i partiti politici che a quell'epoca in sostanza cercavano di intercettare puntualmente le esigenze di un sistema paese con tutti i deficit del caso, lo potevano fare senza alcun problema, perché dovevano mantenere un consenso politico che era all'interno esso stesso di uno scenario internazionale politico, di due forze contrapposte che chi ha qualche anno come me si ricorda che erano abbastanza marcati. Quindi mi pare che il 1992, e di questo ne ho parlato anche, diciamo, eminenti storici, ponendo serie domande, dubbi, anche qualche pregiudizio paranoico che ha dei suoi elementi fondati, secondo cui ci fu una volontà deterministica quando nel 1992, finito il sistema delle contrapposizioni politiche nello scenario europeo tra Est e Ovest, quindi il famoso patto di Varsavia e l'alleanza atlantica, in sostanza ci fu questa volontà di privare il sistema italiano di una classe politica che essa stessa aveva governato per un tot di anni, spostando l'asse, diciamo, su altri interessi che abbiamo visto essersi compiuti e determinati all'interno del Trattato di Maastricht. Non siamo certamente qui a parlare del Trattato di Roma e delle volontà che costruirono quello che fu, diciamo, l'Unione Europea. I disastri della Seconda Guerra Mondiale determinarono alcune scelte che furono anche di opportunità politica, ma è indubbio che parecchi interrogativi e serie perplessità ci pongano nella condizione di pensare che c'è stata una volontà deterministica. E qui la mia domanda si fa un poco più precisa e meno astratta nei confronti del professore. Ma in un sistema nel quale oggi in Europa si agevolano puntualmente attraverso la Commissione Europea, non dico il Parlamento ma la Commissione Europea, si agevolano i grandi gruppi dell'industria, del commercio e della distribuzione, trattando quante tasse devono pagare, come faremo noi europei e come sistema italiano a mantenere lo Stato sociale? Come faremo a mantenere il welfare? Con quale risorse e quali imposte? O dovremo continuare a indebitarci puntualmente per arrivare a un punto nel quale dobbiamo cedere il Colosseo, Palazzo Pitti, non so che cos'altro, i porti di Napoli, Salerno, Genova, eccetera. Cioè, e questo è il rischio, attenzione, è un rischio politico che si riconduce a una perdita di sovranità che la nostra politica non ha calcolato esattamente e che ricade sul lavoro e sull'identità e sulla dignità di ogni cittadino. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, ho capito perfettamente. Grazie, scusate il mio impeto, ma la voce è bassa questa sera. Grazie a te. Io vorrei aggiungere una cosetta, una bombetta la vorrei buttare, tu non l'hai voluta buttare, ora la butto io. A livello nazionale, in questi ultimi anni, noi abbiamo visto un sistema bancario caratterizzato da fusioni per incorporazioni
grosse banche hanno assorbito tutto il tessuto finanziario, bancario, territoriale. Noi non abbiamo più, ne abbiamo forse solo una qui da noi, banca caratterizzante il territorio, ma le altre sono tutti grossi polibancari che hanno determinato il male assoluto, ecco la bomba. Hanno prosciugato il nostro sangue. Il Sud, sappiate, gli ultimi dati della Banca d'Italia, raccoglie ogni anno 800 miliardi di euro a fronte di una raccolta nazionale di 1.740 miliardi, quindi stiamo parlando del 50% quasi. A fronte di quella raccolta di 800 miliardi di euro, sapete quanti di quei soldini sono investiti nel Sud? 170 miliardi. Questo che significa? Significa che qualcuno ci sta togliendo il sangue. Se lo raccoglie col sistema bancario malato, perché la polarizzazione bancaria è grande sotto tanti aspetti, ma è piccolissima sotto altri. E quindi togliendoci il sangue, noi abbiamo un mondo politico che propone federalismi tributari, federalismi amministrativi e non propone una sorta di protezione della gestione del sangue. Cioè, mi spiego, non sarebbe anche opportuno che la raccolta di un territorio fosse destinata agli investimenti di quello stesso territorio? Ecco, io volevo riferirmi alla concessione del credito anche a questo, quindi se mi consenti Nino, questa bombetta ora prenditela a cuore tu, grazie. Un'altra domanda. Che devo fare? Devo rispondere a queste due domande? Non deve essere... Ah, le facciamo tutte insieme? Sì. Va bene. Allora, presidente di Confindustria, Nicola Delle Donne, a te l'incombenza. L'incombenza, sì. Devo dire che, intanto buonasera a tutti, devo dire che il ragionamento del professore è assolutamente straordinario, perché come diceva Roberto, la lucidità è di livello unico. Allora, ovviamente in qualche punto del suo ragionamento, però da imprenditore del Sud mi pongo qualche domanda, no? Ma non solo da imprenditore del Sud, soprattutto da attore del territorio. E ahimè, da attore del territorio che in qualche modo combatte quotidianamente con un paese che, oltre ad essere mediamente nemico dell'impresa, anzi culturalmente nemico dell'impresa, combatte non solo con la cultura nemica dell'impresa, ma molto spesso con una struttura paese, anzi con una infrastruttura normativa del paese, che vede l'impresa non come una opportunità, ma con il nemico da abbattere. Per cui, combattendo questa guerra, perché di fatto per noi è una guerra quotidiana, io poi nello specifico mi occupo, pensi un po', di opere pubbliche, e quindi come pochi altre tipologie di impresa, mi trovo a combattere all'interno di meccanismi ridondanti, folli, che chi più ne ha più ne metta, che cercano di mettersi di traverso rispetto a qualsiasi opportunità di costruzione infrastrutturale di impresa che sta accadendo tecnicamente a pezzi, perché la verità è questa. D'altro canto è notizia quotidiana che ogni giorno cade un ponte perché il paese ha smesso di fare manutenzione da 30 anni, perché il paese ha smesso perché lì dove deve fare l'opera pubblica c'è la sovrintendenza che blocca, c'è l'autorità di questo genere che blocca, o c'è un comitato del no che è pronto a, come dire, ad aggregarsi in ogni comunità, lo vede quello che sta succedendo sulle energie rinnovabili. Noi sono un po' come quelli che non vogliono le antenne dei telefoni ma hanno mediamente tre telefoni in tasca.
non siamo quelli che non vogliono gli impianti fotovoltaici ma nessuno è disponibile a spegnere l'aria condizionata, siamo quel paese che non vuole gli impianti eolici, non li vuole a 10, a 20, a 50 km ma nessuno rinuncia ad spegnere la luce di casa, siamo questo paese. Allora mi è venuta, e quindi combattendo questa guerra quotidiana, lei ha posto giustamente una, e quindi un paese che di fatto io dico è in default istituzionale, per cui trovandomi così per un istante a riflettere su quella, e soprattutto un paese che continua a parlarsi, addosso ormai da decenni, perché continua a parlarsi addosso ma senza essere in grado di generare una riforma istituzionale in grado di rimettere in moto l'azione non solo politica ma amministrativa ma produttiva del paese, perché mi trovo a farmi una domanda. Lei ha detto perché Draghi ha scelto la regola del PNRR, opportunità del quale ha parlato il sindaco straordinario, mi ha dato un assist sindaco fantastico, perché io come presidente di Confindustria ho fatto una cosa, sa, glielo annuncio tanto pubblicamente, ho scritto al presidente della provincia dicendogli: caro Stefano, perché lo conosco, e quindi caro Stefano, vediamo di creare un tavolo istituzionale all'interno del quale le amministrazioni pubbliche cominciano a parlarsi, altrimenti il PNRR sarà l'ultimo fallimento del paese possibile. Dopodiché noi non avremo vinto la battaglia, ma avremo perso, scusi, la battaglia, ma avremo perso la guerra definitivamente. Allora altro che Grecia, noi dovremo vendercela l'Italia, perché noi per fortuna l'unico motivo per il quale, e lei da economista questo lo saprà meglio di me, non ci fanno fallire, non perché noi non siamo già falliti, noi siamo già un paese fallito, lei lo sa meglio di me, ci tengono in piedi solo perché se cade l'Italia cade veramente l'Europa, perché questa è la verità. Però abbiamo la necessità di costruire un sistema sociale, ma soprattutto un sistema di consapevolezza sociale che, se non cambia paradigma, di fatto è un paese che riesce a fare lite su qualsiasi cosa, è il paese con la più alta presenza in Italia di avvocati, perché litiga su qualunque argomento, perché è in grado di generare ostruzionismo su qualunque argomento. Allora, mettendomi per un istante al posto di Draghi, mi rendo conto di un aspetto, forse, io vorrei avere il piacere di conoscere Draghi come lo allena, come è un piacere conoscere lei, perché mi rendo conto che un suo dialogo diventa una lezione di economia di straordinario valore. Ma credo che un uomo come Draghi, uno statista come Draghi, cerchi di sopperire ad una classe politica che è andata in default culturale, che non ha più visione politica del paese, ma che ha la visione del voto dei 6 mesi di dopo, che ha la visione del consenso e non è più in grado di generare statisti, perché di fatto gli statisti sono finiti con la prima repubblica, sono finiti. Allora, di fronte a questo dilemma che può avere uno statista come Draghi, probabilmente l'unico modo per far cambiare, non pensa, ecco, la domanda è questa, che l'unico modo per far cambiare passo a questo paese folle, di un paese di cui io sono fortemente innamorato ma che critico quotidianamente, guardi, è notizia, ho scritto oggi all'assessore dell'Inoci per chiedermi per quale ragione uno dei tanti corridoi si ferma a Bari e non passa per Lecce. Io scrivo un giorno sì, un giorno no alla politica cercando di sollecitarli a compiere qualche azione che dia dignità ai nostri territori. Ahimè non ci riesco, purtroppo mi rendo conto, perché, ma non perché del mio c'è uno attento, uno bravissimo, Alessandro Guardi forse a parte rare occasioni nella storia è uno dei pochi politici legati fortemente al nostro territorio. Io quasi non dico lo avverso, ma gli raccomando di non farlo troppo spesso, perché devo dire rischia di pagarla politicamente questo aspetto. Però mi rendo conto che in realtà manca questo stimolo alla politica. Allora la domanda mia è questa: non pensa che Draghi possa vedere in questa unica opportunità, quindi in questa
costrizione comunitaria a realizzare delle riforme senza le quali il PNRR non ci concede quel credito che ci ha promesso, perché altrimenti questa classe politica non è, si è dimostrata, ha dimostrato di non essere in grado di incidere su un paese che ha una profonda necessità di riforme. Allora io questo me lo pongo come cittadino, come osservatore, come uomo della strada. Noi siamo in un momento nel quale noi, e le faccio un esempio, per realizzare un'opera pubblica di medie dimensioni, noi abbiamo bisogno di 12 anni di percorso autorizzativo. Poi, con una classe politica che non è in grado, mi creda, di intendere e di volere, ma non è in grado di leggere e scrivere, tutto si compie solo perché, che cosa fanno? Accelerano gli ultimi 3 mesi. Noi abbiamo, e quindi ti dicono fai un lavoro con la trattativa privata. Allora, noi siamo il paese che vede, no? Sempre a 2 minuti dopo, non è un grado di, non siamo un paese in grado di vedere a 20 anni come dovrebbe essere normale e logico in qualsiasi paese di lungo respiro come il nostro, un paese che ha costruito le proprie fortune industriali su questo tipo di politica. Io credo che questo sia il vero dilemma di Draghi. Grazie. Allora, vediamo adesso di non fare queste 3 domande, 3 seminari, ma di essere sintetici, poi io sono anche disposto a tornare a fare altri seminari. Dunque, primo, la questione dello Stato sociale. La questione dello Stato sociale è la questione di tutte le spese. Se noi pensiamo che le risorse sono limitate, ovvero limitate unicamente a quello che è il pagamento delle tasse, è chiaro che possiamo fare una bellissima riforma della scuola, rifare nuove tutte le nostre scuole perché non caschino in testa i nostri ragazzi, ma dobbiamo chiudere gli ospedali. Se vogliamo rifare il pronto soccorso, dobbiamo chiudere le scuole. È un problema di coperta, cioè dobbiamo cambiare coperta. Non è utile che continuiamo a tirare la coperta è corta di qua e corta di là, mi scopri i piedi, mi scopri cose. No, uno dei due si deve alzare, aprire l'armadio e prendere l'altra coperta più grande. Finché rimaniamo nel letto a litigare io e mia moglie su sta coperta che non basta perché fa freddo eccetera, non andiamo da nessuna parte. Quindi capire che c'è la moneta non a debito, quali sono i suoi limiti, le sue caratteristiche di emissione, adesso sono cose molto più semplici di quello che voi potete lontanamente immaginare, ma ovviamente non è l'argomento, cioè dovremmo fare approfondimenti anche tecnici, è una cosa piuttosto semplice, si deve fare, uno si deve alzare, poi litighiamo, sono io e mia moglie, mi devo alzare e devo aprire l'armadio dove c'è la coperta più grande e non litighiamo più. Se non continueremo in questo modo e non ci sarà sostenibilità per la spesa sociale, per lo Stato sociale, eccetera, se ragioniamo in termini di queste risorse, se immettiamo altre risorse, ripeto, non a debito, allora possiamo traguardare una sostenibilità. Seconda domanda, prima di tutto una premessa. Qui ci sono 2 grandi scuole di pensiero, quella che diceva che per fare l'investimento bisogna avere un risparmio e poi si investe quello che si è risparmiato, e quella, la nostra scuola, che invece dice il contrario, il risparmio è frutto e conseguenza dell'investimento, l'investimento si fa perché ci sarà un rendimento, la realizzazione di un obiettivo, al limite ci si indebita, si emettono dei titoli eccetera, si crea il ponte col futuro, la famigerata moneta quantica, e poi si procede nell'investimento. Questo è un punto fondamentale. Ovviamente, che cosa è successo con le banche? Che si è pensato che una banca che invece di 100 sportelli ne avesse 10.000 sarebbe stata più efficiente, invece si è dimostrato che non è esattamente così. Guardate che le banche, stiamo parlando di una cosa piuttosto grossa, perché fatta 100 tutta la moneta in circolazione, il 97% è roba bancaria, il 3% quella di cui parliamo, fatta dalle banche centrali, lo Stato, la moneta consolidata, biglietti di Stato, banconote, eccetera. 3 contro 97, quindi capite quanto è importante. Io ho cercato di fare delle battaglie per difendere le banche locali. In alcuni casi sono stato anche ascoltato, per esempio in Emilia Romagna, però poi all'atto pratico non siamo andati da nessuna parte, si sono fatti asfaltare,
E io, quando uno si fa asfaltare contro i propri interessi, mi arrendo, perché vuol dire che o non ho capito io qualche cosa o non si può aiutare una persona che non vuole farsi aiutare. Terza questione, allora, anche qui faccio un paragone. Allora, mi è piaciuta questa domanda perché mi hai fatto vedere una lettura che io non mi sarei mai immaginato. Però la mente, non so perché, mi è andata quando ci allenavamo per la velocità. Allora, come ci allenavano? Uno degli allenamenti era legarci un copertone pieno di pesi, di piombo, di pezzi di ferro alla vita, e dovevamo spingere come pazzi per trascinare questo peso. Questo ci avrebbe fatto andare più forte in gara. Quindi questo tipo di allenamento, che sarebbe più o meno quello che stavi ipotizzando e preconizzando tu, però io temo che non siamo in allenamento, penso che siamo in blocchi di partenza, e c'è uno che ci ha attaccato la ruota con dentro i pesi e gli altri che invece corrono senza. E allora questa è la mia risposta, non so se è chiara quello che voglio dire. E alla gara come alla gara, però in caso di competitività bisogna essere tutti allo stesso punto, perché è chiaro che se un paese dice io faccio pagare alle multinazionali il 4% di tasse e noi facciamo pagare il 60%, magari può darsi che vanno dove si paga il 4%. E poi ci sarà un paese ancora più furbo che dirà beh, 4% io ti faccio pagare il 2%, e poi quell'altro dice no, io ho 0%, perché tanto viene a fare investimenti da me, tutto sommato c'è un vantaggio. Queste condizioni, capite che non può andare avanti l'economia mondiale, quello è il problema. Se vogliamo fare una gara seria e onesta, visto che a voi imprenditori, soprattutto in Confindustria, questi paragoni vi stimolano, cerchiamo di fare in modo che le regole siano quelle, perché se no non riusciamo più. Grazie. Io vorrei soffermarmi su una tua dichiarazione. Sì. Il grande nemico della democrazia è la paura. Sì. Anche in considerazione della spesa pubblica, della gestione della spesa pubblica, di come si deve gestire la spesa pubblica. Io ritengo da profano, da neofita, che sulla spesa pubblica si possa ormai ormai arrivati a questi tempi si possa fare del poco, e i nostri mali nascono sempre da quel maledetto rapporto PIL e debito pubblico. È indubbio che il debito pubblico sia frutto di una spesa pubblica eccessiva, ed è indubbio che sulla spesa pubblica, se vogliamo uno Stato solidale, possiamo farlo ormai per poco, perché tutto è fondamentale, tutto è necessario, tutto è vitale. Allora, forse, ecco, mi riallaccio al mio discorso introduttivo, forse dobbiamo vedere l'economia sotto aspetti nuovi, la ricerca di cui dicevo io. Forse dobbiamo inventarci qualcosa che possa far schizzare il PIL. Forse dobbiamo considerare il fatto che la solidarietà di uno Stato non debba essere elargita, riconosciuta, garantita con un sistema tributario, ma con una spesa diretta a sostenere chi ha bisogno. E forse, se non utilizziamo il sistema tributario per la solidarietà, lo possiamo utilizzare per acquistare. Tutto ok? No, avevo parlato di paura, ce la faccio riallacciando all'ultima frase. Forse il sistema tributario lo possiamo utilizzare per far schizzare il PIL. Ma come? Forse, io lo so che adesso sono balzi dalla sedia, ma io te la voglio buttare la bombetta, perché ne voglio approfittare della tua presenza. Forse rivoluzionando il sistema tributario
ma dalla sua essenza originaria, la ridistribuzione del reddito col sistema tributario secondo me è fallito e ha prodotto solo evasione tributaria. Le politiche monetarie non sono più idonee né un percorso attuabile, perché né l'operazione sul mercato aperto né l'esercizio di una pressione sui tassi ufficiali di sconto sui tassi non ha più ragione di esistere, perché ormai in mano ad altri sistemi, non è sovrano lo Stato ormai nel prendere alcuna decisione in tal senso. E allora forse potremmo valutare una variabile nuova che non abbiamo mai valutato e che politicamente abbiamo considerato come un delitto: la meritocrazia a livello imprenditoriale. Io quanto più bravo sono, quanto più fatturo, tanto meno tasse pago. Questo che significa? È brutta sta cosa. Attenzione che ora ti alzi dalla sedia e fai un salto. Mandiamo al diavolo, fermo restando che lo Stato deve essere solidale, con altri sistemi, mi ripeto, proprio per essere maggiormente chiaro. Mandiamo al diavolo la progressività dell'imposta e valutiamo un'imposta addirittura non proporzionale, regressiva. Quanto più dichiari, meno in termini assoluti. Io sarei disposto a giocarmi quello che vuoi, che il PIL schizzerebbe, perché io non ho regole, non ho freni e vado a dichiarare quanto di più è possibile. Perché? Perché devo risparmiare in termini di imposta. Ma è giusto? È giusto se la solidarietà la portiamo con tutti gli altri sistemi. Che ne pensi? Allora, andiamo con l'ordine. Si iniziasse a come una strana follia. È interessante quello che hai detto, ci arrivo. Parto da una premessa che riguarda la demonizzazione della spesa pubblica. Io ho fatto una lunga e importante esperienza nella pubblica amministrazione italiana. Sono diventato direttore generale, in certi momenti negli anni 90 contavo più di un ministro, molto più di un ministro. Però devo dire che noi i soldi li spendevamo, li facevamo spendere, seppure con i controlli della Corte dei Conti che qualche volta ci pesavano un po' troppo, nell'interesse della comunità. Questa cosa non è stata lodata o apprezzata, perché invece veniva lodato di più al ben altro comportamento. Ma questo è un problema, diciamo così, del destino, del karma del paese. Quindi perché un ospedale pubblico funziona benissimo e un altro è solo un centro di spreco e di corruzione? Perché c'è un pronto soccorso che è un gioiello pubblico e un altro pronto soccorso che è un'indecenza? Perché c'è un'università pubblica che tutti ci invidiano in giro per il mondo e un'altra università pubblica in cui ne succedono di tutti i colori? Non è colpa dell'essere pubblico, ma è un problema della scelta dei dirigenti. Allora magari il discorso della meritocrazia comincia da qui, perché se noi nominiamo un dirigente, un direttore, poniamo di una cosa sanitaria, perché deve vendere dei farmaci, perché deve fare fruttare delle cose, perché deve fare interesse di questo o di quell'altra lobby, poi non ci possiamo lamentare che in quel distretto la sanità pubblica non funziona. Ma non è che non funziona perché è pubblica, non funziona perché è stato messo un obiettivo che non è pubblico, e quello è un problema anche di devastazione nella frequentazione delle istituzioni oggi come oggi, che è molto peggio di quello che non era decenni fa, con tutti i limiti che c'erano anche allora, perché non è che fossero tutte rose e fiori. Però capisco che allora a fare direttore generale arrivava gente di carriera, gente che ci aveva creduto, che aveva scelto e poi cercava di mettere in pratica. Poi c'era qualcuno che cadeva, qualcuno che si faceva corrompere, però erano i additati, con un riconosciuti. Oggi invece è tutta un'altra la trafila, diventano altissimi dirigenti apicali, quelli che sono nelle grazie, nelle simpatie di questo o di quell'altro politico, a prescindere dal fatto che poi magari cambi la politica o che la politica non svolga più, come dicevo nel corso della mia relazione, tutta la sua funzione. Quindi
prima premessa l'abbiamo fatta. Seconda premessa, il rapporto debito-PIL. Allora, parliamoci chiaramente, è un indicatore fasullo, perché mi paragona un flusso che è il PIL, che è il reddito del paese, con un debito che è uno stock. Cioè, quando uno va in banca, adesso non so ultimamente, ma quando sono andato io a fare i miei mutui, mi davano 5 volte quello che era il mio reddito annuale. E io così mi sono potuto comprare una bella casa. Poi pagavo la rata per 30 anni, 35 anni. Quindi se io che sono un povero individuo a cui può succedere di tutto, anche di prendersi il Covid, o sopravvivere o morire, per fare un esempio, posso indebitarmi per 5 volte il mio PIL, il mio reddito, perché ci sfasciamo la testa con sto 130, 150, 200%, che è lo Stato. Quindi non dobbiamo paragonare il flusso del reddito con lo stock del debito, dobbiamo paragonare lo stock del debito con un altro stock. Che cosa? Il patrimonio nazionale, la ricchezza nazionale, il patrimonio pubblico, e vedrete che sono tutti multipli del debito pubblico. Se invece vogliamo parlare del PIL, lo dobbiamo paragonare con un flusso, per esempio gli interessi. Il flusso degli interessi sul debito pubblico è un flusso, è quello che i bravi economisti di un tempo, cito per tutti Doman, chiamavano the bad of the debt, cioè il peso del debito. Questo è la seconda considerazione. Non ci dimentichiamo che prima di quell'errore fatale, chiamiamolo errore fatale, dell'81, nonostante che i politici, come abbiamo detto, spendevano e spandevano, e c'erano tanti sprechi anche allora, il debito pubblico con i bassi tassi di interesse era il 60% del PIL, è diventato il 110-120% del PIL quando si sono fatti crescere i tassi di interesse, e quindi gran parte del disavanzo e della spesa pubblica erano destinati a questa cosa, a pagare gli interessi. Infatti tutta la mia battaglia descritta nel libro, in tutte le mie esperienze, c'era questo studio sugli effetti, le conseguenze di questo aumento dei tassi di interesse sulla spesa pubblica e sull'economia. Perché parliamo del PIL, ma ragazzi, una volta, prima dell'81, la spesa per investimenti, come dicevamo, era fondamentale. Dopo l'81 che cosa vediamo? Che la spesa per investimenti crolla, comprese le manutenzioni e tutto il resto appreso. La spesa, quella sociale, quella assistenziale, quella additata come la grande cosa, rimane costante in termini di PIL, e quella che aumenta vertiginosamente è la spesa per interessi, per pagare il debito pubblico, per ottenere il raddoppio del debito stesso e il superamento del PIL. Quindi, per quanto riguarda la questione delle tasse, premesso che non c'è dubbio che la mia maestra è l'aumento del PIL, rispetto al quale adesso la bombetta la dico pure io, il PIL dell'Italia non è quello delle statistiche, è di più, lo si vede studiando i consumi, studiando gli atteggiamenti eccetera. Purtroppo c'è un altro problema che va in controtendenza, che stanno aumentando i poveri. C'è un terzo della popolazione che, soprattutto con questa emergenza sanitaria, ha visto peggiorare la sua condizione. Un terzo che è rimasto più o meno uguale e un terzo che è nettamente migliorato. Ma se noi andiamo a vedere in base ai nostri consumi e ai nostri redditi, io mi accorsi di questa cosa, che c'entra l'evasione fiscale. Quando ero un funzionario, inizio carriera, avevo la mia prima figlia e vado per iscriverla all'asilo. Mi dicono: no, ma lei qui in questo quartiere è uno dei più ricchi e guadagniamo una miseria con solo quell'entrata del ministero. E chi erano questi che erano più poveri di me, che portavano i bambini all'asilo pubblico? Gente che arrivava in Mercedes, BMW, e io con la mia piccola Panda. E allora è chiaro che è tutto da rivedere questo sistema. Su questo siamo d'accordo, che è tutto da rivedere. Di fatto la tassazione, contrariamente a quello che prevede la Costituzione, è già regressiva, perché fa pagare di più ai poveri. E sapete perché fa pagare di più ai poveri? Perché siccome c'è bisogno di soldi, di tasse, i poveri sono tanti,
e pagano più tasse dei ricchi, che tanto gli dai un po' di più, un po' di meno, eccetera. Poi è chiaro che il discorso dell'evasione fiscale è legato anche a come noi ci organizziamo. Se ad esempio, io una proposta che feci, per così ci capiamo e ci avviciniamo, per me io trovo assurdo, allucinante, irrazionale la tassazione elevata sugli immobili e sulle compravendite degli immobili, perché è un disincentivo agli scambi. Invece vedrei bene una diversa regolamentazione delle spese riguardanti le ristrutturazioni e le riconversioni, perché se io aumento, cioè tolgo di me, cioè miglioro gli scambi immobiliari togliendo le tasse sugli stessi, ci saranno più compravendite. Ma chi compra una casa fatalmente fa ristrutturazioni, fa lavori, fa cose, e quello è il lavoro, quello a determinate condizioni. Se io ti sgravo non il 20% che è l'IVA più o meno, ma ti sgravassi il 50 o il 100%, è chiaro che tu denunceresti, perché ti verrebbe comodo così, e quindi finisce l'evasione. Per esempio, una ipotesi su cui si stava lavorando era quella di fare una tassazione indiretta, un'IVA più bassa, cioè 10% per tutti, salvo qualche eccezione, 10% senza la cosa dei beni di lusso, che sono cose assurde, 10% per tutti, però con sgravio, in modo che tutti quanti, qualunque scambio, il 10%. A quel punto vedi che hai un gettito, un concetto della rivalsa, che è maggiore di quello così. Quindi è chiaro che dire fare una tassazione regressiva, per darti una risposta dovrei fare delle simulazioni e vedere cosa mi dà il risultato. Adesso non sono in grado di darti una risposta nel merito. A occhio e croce non credo che funzionerebbe così come l'hai annunciata, però non ci metto la mano sul fuoco, perché non ho studiato i numeri, i dati e l'eventuale simulazione, però visto che può darsi che lo farò. Bene, grazie. Allora, un attimo solo, allora, nel frattempo qualcun altro voglia rivolgere una domanda a Nino e anche del pubblico. I 14 dottori, se si vogliono accomodare di là, perché devono fare qualcosa intanto. Ok? Grazie. Allora, vi dico una cosa, noi lo facciamo sempre, Nino. Quando ci sono libri da presentare, noi per stimolare il contraddittorio acquistiamo il libro e lo regaliamo a chi fa una domanda. Quindi, se qualcuno di voi vuole rivolgere una domanda al professore Galloni, arrivo io subito con il microfono e arrivo anche con il libro. Poi, e io firmo i libri. E poi è chiaro, poi la proprietà del punto. Quindi, chi vuole fare la domanda? Ascolto, Un attimo. Allora, professor Galloni, io intanto la stimo e ringrazio Sandro Tramacere, presidente del CRISPR. Vabbè, togliamo il microfono, dai, basta. Vabbè, tanto il tono della voce. Adriana, vieni che. No, per quello che stava dicendo. Lo ringrazio per quello che fa, perché è straordinario avere il professor Galloni qui. La seguo da tanto tempo, quindi so come la pensa. Allora, io vorrei una via d'uscita, via. Sì. Quindi avete buttato bombe, adesso butto una granata, dai. Non voglio esagerare. Tanto per cambiare. Allora, partendo dal fatto, senza prenderlo dagli antichi romani, naturalmente, dal Vaggio del Signore, tutte queste cose qua. Però noi ormai viviamo in un mondo dove il denaro è creduto. Poi il denaro è creduto, non è creare, perché non c'è la corrispondenza aurea. Dal 71, dopo gli accordi di Bretton Woods e tutto il resto, tutto quello che è successo, lo conosciamo. Allora, io vorrei capire un attimino come uscirlo. Abbiamo un denaro fiat senza corrispondenza aurea, quindi creduto, i sistemi interbancari. È imposto. Quindi noi andiamo in banca, ci fanno un prestito sulla base di una riserva frazionaria, mi correggerà il professor Gallone se sbaglio in qualche cosa.
questa riserva frazionaria prevede che una banca che non ha denaro adesso non c'è più una riserva frazionaria. Vabbè, comunque ci sono le regole di Basilea 1, 2 e 3, però prima di questo diciamo si è creato un monte di denaro, diciamo così, virtuale, chiamiamolo così, sulla base di che cosa? Di una disponibilità minima, e si erogavano prestiti eccessivi rispetto alla disponibilità minima, per cui vai in banca e ti dicono che hai 100.000 euro sul conto corrente, perché il sistema interbancario te lo riconosce in qualsiasi parte del mondo, perché comunque essendo un denaro creduto vai in America, credono che tu hai 100.000 euro, che sono però stati prodotti in base al discorso di riserva frazionaria. Mi riferisco al passato, poi chiaramente il professor Gallone ha diciamo tutti gli elementi di novità che ci sono in questo momento. Succede questo, che l'inflazione famosa, il male assoluto, tutto quello di cui si molta parte di questa inflazione, se no quasi tutta, è stata creata nelle banche, perché praticamente questo denaro circolante cartaceo, come giustamente diceva il professore, è minimo, stiamo parlando di cifre irrisorie, mentre tutto il resto è virtuale. Quindi noi viviamo in una grande bolla, fra l'altro con delle responsabilità ben precise. Infatti il professor Gallone, che ha vissuto una parte importante della vita italiana, quindi saprà di che cosa parlo quando dico che alcuni personaggi politici europei, tipo Helmut Kohl per esempio, per fare qualche nome, ha fatto in modo che l'Italia assumesse il ruolo di secondo piano rispetto a quello che poteva fare prima con la grande manifattura italiana. Quindi sono così lo mandi a nozze, però si dice. Vabbè, però sono le cose che realmente sono successe. Allora io poi voglio una via d'uscita. Abbiamo visto che alcuni personaggi politici europei di spessore rispetto a quelli italiani che si sono fatti avvintolare, hanno fatto in modo che l'Italia retrocedesse rispetto a un primato che aveva conquistato, dando la possibilità a stati perdenti, mettiamo da questo punto di vista, per varie decisioni storiche, di riconquistare un primato. Sulla base di che cosa? Di accordi sotto banco, perché il politico compiacente ha chinato la testa e detto ok, sarà fatto. Questo hanno fatto i nostri politici italiani. Quindi c'è stata quella grande vecchia nomenclatura che adesso noi stiamo rimpiangendo, visto che gli gnomi al tramonto allungano sì le ombre, ma sono, rimangono sempre gnomi, ok? Quindi, e questa è una parentesi, diciamo. Poi c'è anche un'altra cosa. Noi abbiamo la Commissione Europea, che è un ente autarchico, non eletto da nessuno. Un Parlamento Europeo non può legiferare, non può decidere le politiche monetarie rispetto invece al Congresso americano, che con la Federal Reserve decide cosa fare. Noi abbiamo questi fantocci, che non so come definirli, che stanno lì a decidere su quanto deve essere lunga, scusate l'espressione forse poco carina, quando deve essere lunga la banana da vendere nei mercati ortofrutticoli, e come, che caratteristiche devono avere questi prodotti, ma non decidono sulla cosa fondamentale, il sangue di cui parlava il nostro egregio e stimatissimo dottor Travacere, cioè alla fine questo sangue lo decide semplicemente un ente autarchico, che è la Commissione Europea, quattro burocrati messi lì non so da chi, non certo da noi elettori, che fanno il bello e il cattivo tempo. Una BCE che è un SPA a scopo di lucro, poi abbiamo una Banca d'Italia che ancora continuano a chiamare la Banca d'Italia, ma in realtà è la Banca Italia con la K SPA, di cui le banche hanno una quota parte del 5%, se non ricordo male, Agenzia di Entrate 2,5% e INPS 2,5%, che significa che le banche italiane hanno il più grande conflitto di interessi di tutti i tempi, perché sono proprietari di fatto della Banca d'Italia e controllano la Banca d'Italia, proprio perché a Berlusconi, di cui io non è che ho tanta simpatia di Berlusconi, parliamoci chiaro, hanno fatto di tutto per rovinarlo, meno male che gli avvocati i soldi per potersi difendere, che noi abbiamo un macroscopico conflitto di interessi più grande di tutti i tempi, che è la Banca d'Italia, dove è controllato e controllato. Non c'è nessun giudice che si alza la mattina e dice ma vogliamo vedere un attimo che sta succedendo in questo ente che tutti quanti noi riconosciamo da sempre come un ente che dovrebbe controllare, aiutare, fare tutte queste operazioni. E questa è la granata che ho voluto buttare. Altra cosa ancora, visto che il denaro fiat inconsistente non corrisponde a nessun valore aureo, perché Nixon, il 71, sappiamo tutta la storia, ok? Allora, di che stiamo parlando? Di queste lacrime e sangue, di questa difficoltà d'accesso al credito, quando poi in realtà, come diceva giustamente il professor Gallone, stiamo parlando di fuffa. Una gigantesca fuffa che non è legata a niente di reale, perché è creduto. Poi l'Italia, paese te, quando mai è stato debito l'Italia, giustamente come dice il professor Gallone, con il patrimonio storico, di monumenti, di tutto quanto? Ma noi siamo una nazione solidissima. Il problema è che quella campagna di discredito che fanno tutti quanti, a cominciare dalle agenzie di rating, noi abbiamo avuto un giudice a Trani addirittura,
in quel di Trani, piccolissima cittadina, che si è occupato delle agenzie di rating, che decidono il bello e il cattivo tempo su chi deve avere un rating elevato oppure basso. Questo è un meccanismo mafioso, e butto un'altra granata ancora, è un meccanismo mafioso che ci tiene sotto scacco, quando in realtà, come diceva il professor Gallone, chilometro zero, quindi produzione in proprio in loco, non abbiamo bisogno di niente, potremmo essere autosufficienti, ma invece poi c'è un'altra priorità, no? Bisogna fare accordi con gli indiani, quindi ArcelorMittal, facciamo l'esempio della, diciamo, dell'acciaio, oppure ce ne stanno tantissimi altri esempi, tanti esempi che si possono fare. Quindi le soluzioni ce le abbiamo, e concludo, abbiamo tante soluzioni, il 90% di queste cose le ha già detto il professor Gallone. La domanda che faccio, in un sistema così, professor Gallone, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, buttando un'altra granata ancora, mafioso, usiamo il termine proprio che a me piace usare quando si tratta di parlare di pancia e dire le cose come stanno, come ne usciamo in un sistema così, professor Gallone? Sì, noi possiamo fare mezzucci, riformine, tutto quello che vogliamo. Quella coperta porta è il pareggio del bilancio. Certo. È il pareggio del bilancio che ci è stato imposto, che è una veramente una truffa. Il pareggio di bilancio lo puoi ottenere in due modi: o pretendi di avere tante tasse quanta spesa, oppure aggiungi alle tasse una moneta che abbia il segno algebrico più e arrivi al pareggio di bilancio. Perfetto. Cioè incassi 800 di tasse, puoi spendere 1000, l'altro 200 lo fai con un'altra stima. Però, allora c'è una cosa su cui non sono d'accordo, okay. Sono d'accordo su quello che hai detto. Ne usciamo tornando all'economia reale, al locale, alle nostre responsabilità, alle nostre vite, riprendendoci le nostre vite, così ne usciamo. Non è facile, ma è possibile. Okay. Una cosa però non ero d'accordo quando parlavi della moneta. Non è che la moneta vale di più perché è agganciata all'oro. L'aggancio all'oro era a sua volta una illusione, era un inganno. Certo, serviva per frenare la moneta, che non diventasse troppa, certo, visto che c'era scarsità dei beni e dei servizi. Certo, certo. Nel momento in cui abbiamo superato quella scarsità, la moneta serve per agevolare gli scambi. Non deve, il suo corrispettivo è la capacità di acquisire le cose. Su che si basa tutto il sistema, quindi? Su una scarsità artificiosa della moneta nelle nostre tasche, perché nessuno andrebbe a lavorare per 400-500 euro se non fosse costretto a farlo. Uno è costretto ad andare a lavorare per 400-500 euro e allora lo fa, se no non ci andrebbe. Ecco, questo è il problema che dobbiamo risolvere. Certo, assolutamente. Posso? Ok, Roberto? Allora, due piccolissime considerazioni. E quando ha evocato la problematica della Commissione europea, che in effetti è una, diciamo, ha dei componenti estremamente tecnici, quindi che decidono i destini dell'Europa, a tal proposito il grande filosofo, ancora per fortuna vivente, Habermas, il filosofo tedesco della politica, che spesso si esprime dal lato della sua esperienza, la filosofia non è cosa stata, qualche cosa che osserva i meccanismi e le dinamiche della politica stessa, che parla di una democrazia incompiuta, ossia i meccanismi giuridici che sono alla base, il sistema di funzionamento assimila più l'Unione Europea a una dittatura di tipo democratico, che apparentemente potrebbe essere un tratto un simbolo, diciamo, una sorta di contrasto interno, ma in effetti è così. Quindi il percorso dovrà essere lungo. Il professor Gallone le ha risposto dicendo: dobbiamo uscire fuori, ma ci dovrebbe dire come dobbiamo uscire fuori, perché la risposta più spontanea sarebbe: sì, riconquistiamoci la nostra sovranità, ma come? Uscendo dall'Europa? Questa è una domanda che rivolgo vicino al professor Galloni, e che poi ne aggiungo anche, diciamo, un'altra che è connessa. Dobbiamo anche, rispetto alle considerazioni più tecniche e politiche, fare una riflessione più profonda sul sistema paese. Allora, in un momento nel quale stanno arrivando tanti finanziamenti, c'è tanto danaro, il signore che l'ha detto, apriamo il rubinetto e c'è danaro, è simbolico, è una metafora che funziona, ma noi abbiamo un sistema paese che non ha un progetto, e questo è il problema fondamentale. Allora, invece di utilizzare
diciamo, i soldi per poter dare una svolta, noi continuiamo ad agevolare le fusioni bancarie, quindi creando degli oligopoli. Noi agevoliamo, diciamo, tutto un concerto che va contro il sistema delle imprese. Stamattina mi è arrivato un ultimo ricepimento di una direttiva comunitaria, recepita ovviamente attraverso lo strumento del decreto legislativo attuativo, secondo cui si va a regolamentare dopo 10 anni nuovamente il sistema dei pagamenti all'interno della filiera agricola, commerciale, eccetera, e va in netto contrasto con quello che era successo 10 anni fa con l'articolo 62, se qualcuno lo sa. Cioè, praticamente, che cosa sta succedendo? È come se ci fosse una sorta di retorica e di demagogia strisciata attraverso i sistemi legislativi, secondo cui esiste un problema reale dei grandi gruppi, a qualsiasi livello essi siano, che impongono, ma che non vengono mai toccati, perché l'antitrust che esiste in Italia, e ritorniamo, diciamo, nel nostro sistema paese, non è come quello americano. Il sistema statunitense dell'antitrust ha capacità giuridica ed è una giurisdizione a parte. In Italia le cause che si discutono per l'antitrust, che riguardano l'antitrust, vanno nei tribunali amministrativi regionali, il che significa che è una grande puttanata, scusate il termine. Certo, assolutamente sì. Allora, partendo da queste riflessioni, vorrei richiedere umilmente al professore: qual è secondo lei il sistema per riappropriarci, allora, della nostra vita e della nostra sovranità? Prima di tutto bisogna ricominciare dalla politica, una politica vera che voglia fare l'interesse dei cittadini, in cui chi aspira a darsi da fare deve avere l'obiettivo del bene comune, non l'obiettivo di ingrassare le proprie tasche, perché sennò è chiaro che la politica è finita, è finita prima di cominciare. E quella è la grande forza che hanno gli umani, quello di discutere fra di loro, prendere delle decisioni e procedere. Come diceva Pericle, noi, a differenza dei barbari, ci mettiamo di più a decidere, loro prendono e partono, noi per partire discutiamo, affrontiamo, litighiamo, però una volta che abbiamo preso la decisione, il nostro sistema democratico ci porta a realizzare quello che abbiamo, quello che ci siamo posto come obiettivo. Questa è la prima cosa. Se manca questa cosa, uno può studiare quello che sta succedendo, può lasciare, come sicuramente ho fatto io anche con questo libro, la testimonianza di 50 anni di storia, però non è che per questo cambi il mondo. Puoi mettere dei semini, puoi accendere delle fiammelle, puoi rivolgerti a delle persone più giovani, con più energia, che poi si organizzino e vogliano fare le cose di cui stiamo parlando. Quindi questo è la premessa. Se non c'è questa energia, se non c'è questa forza, se non c'è questa volontà, è inutile che andiamo ad elencare le cose che andrebbero fatte. Io alcune le ho dette nel corso di questa chiamiamola relazione, e non mi voglio ripetere, però sono disponibile anche a riprendere gli approfondimenti e a ragionare, a continuare un ragionamento in Italia, in Puglia e in provincia di Lecce. E ti sei ammazzato da solo, perché adesso ne approfitteremo. La invito ufficialmente a continuare questa chiacchierata. Molto volentieri. Allora, sarà un piacere invitare la comunità imprenditoriale, ma non solo, anche per questo cittadino. Allora, io voglio ringraziarvi tutti per la squisita partecipazione. Vi siete dati questa sera e lo apprezzo tanto, veramente. E tutti noi siamo cresciuti questa sera perché abbiamo imparato tanto. Ora vorrei così avviare la cerimonia di consegna degli attestati ai neodottori che si stanno avvicinando al tavolo per il ritiro. E vi chiamiamo un attimo per la foto tutti insieme e poi vi chiamerò uno per uno e andrete dal sindaco per la consegna dell'attestato e dal dottor Fatano per la consegna del libro, ok? Ogni passaggio sarà ripreso da una foto. Quindi, intanto vorrei ringraziarvi per la considerazione che avete avuto nei confronti di Cristi Cittadella Universitaria e dell'università che ha erogato questo master. Quindi un grazie di vero cuore. E poi mi vorrei complimentare con tutti voi perché hanno prodotto dei,
delle tesi, dei lavori di finali, hanno discusso delle tesi fantastiche. La commissione è rimasta contentissima e quindi vi voglio solo dire una cosa: vi abbiamo studiati, vi abbiamo osservati durante i vostri lavori. Beh, vi vogliamo promettere una cosa e la manterremo perché l'abbiamo mantenuta con chi vi ha preceduto. Se volete, noi non vi abbandoneremo. Noi vogliamo che i nostri rapporti continuino fino all'attività lavorativa. Molti di vostri colleghi lavorano con noi su tanti fronti. Quindi, se siete disposti, se siete convinti, poi ci faremo delle riunioni tra di noi e vediamo come collaborare, come trasformare la conoscenza in attività lavorativa, che poi è la massima espressione della finalizzazione di un processo di formazione a qualsiasi livello. Quindi non vi abbandoneremo, vi staremo sempre accanto, ok? Quindi grazie. Ora invito Federica Amati, la dottoressa Federica Amati, a ritirare l'attestato dal sindaco. Complimenti, un applauso a Federica e il libro di Roberto Fatano. Date il tempo di fare le foto perché è un momento che ritengo importante per voi e lo considero un'apripista, quindi non un punto d'arrivo, ma un'apripista per ulteriori traguardi. Il dottor Antonio Maria Emanuele Borgia. Ora il dottor Marco Del Giudice. Dottor Stefano Di Corato. Dottoressa Roberta Guadalupi. Dottor Raffaele Lillo. Dottoressa Benedetta Mazzeo. Dottor Marco Musaro. Dottor Marco Polimeno. Dottor Salvatore Stefano Quadella. Dottoressa Arianna Rizzo. Dottoressa Alessandra Ruggeri. Dottoressa Carola Sciuscio. Dottoressa Viviana Tara. Sarà nostra premura e cura nelle inviarvi le foto via email, quindi abbiamo tutti gli indirizzi mail in modo da avere un ricordo di questa serata. Ringraziandomi ancora e anche i parenti che vi hanno accompagnato, ringraziandomi per la partecipazione questa sera. Se non c'è qualche altra domanda, noi chiudiamo. C'è qualcuno? No, chi? Se qualcuno vuole i libri. Poi, se qualcuno vuole i libri, c'è la... li potete prenotare. Ecco, non l'avevo vista, signora Adriana, che vi
consegnerà i libri. E che dire, io quindi non c'è nessuno che vuole fare la domanda? Ah, vuoi fare la domanda? Ok, perfetto. Allora ti becchi un libro gratis. Gratis nel senso offerto da Chris. Non è una domanda, una considerazione breve. Dobbiamo parlare di capitani. Poi c'è stato un momento in cui si dice il capitalismo è quello per cui chi ha i mezzi di produzione capitalista. Poi non era più così, quindi il capitale finanziario al di là delle di me, e poi abbiamo parlato di capitale umano. Siamo nel Mezzogiorno d'Italia, come l'altro esempio nobile del nostro grandissimo parlamentare che noi abbiamo seguito nella Democrazia Cristiana. Non ci vergogniamo di dirlo, anzi mi onoro di dirlo. Facciamo una considerazione un pochino. L'altra settimana è venuto fuori sulla stampa che il Censis e l'Istat hanno unanimemente dichiarato che, a parte già il milione di capitale umano che dal Mezzogiorno è andato via negli ultimi 15 anni, statisticamente si prevede che nel 2050 andranno via 3 milioni e mezzo di capitale umano. Stiamo parlando questa volta di persone umane in carne e ossa. Non ho letto da una settimana che sono usciti questi dati un rigo sangue di un politico di qualsiasi ideologia, diciamo, che abbia detto almeno questa frase: sì, è un dato molto serio, cercheremo di esaminarlo. Non mi è stato concesso il favore umano di capire se c'è un politico che abbia letto questi dati umani. Allora rispondo rapidissimamente. Primo, non mi piace l'espressione capitale umano, è sbagliato, e va benissimo l'espressione risorsa umana. Ovviamente se le risorse se ne vanno, che se ne vanno gli algerini dall'Algeria o che se ne vanno gli italiani dall'Italia, sempre una perdita per il paese di origine più o meno grave. Adesso questo riguarda, richiede un approfondimento concettuale. E quindi non ci sono dubbi su quello che stiamo dicendo, però attenzione, perché io ho imparato, una delle poche cose che ho imparato fin da quando ero giovanissimo funzionario eccetera, che le previsioni a 20, a 30, a 35 anni poi vengono clamorosamente smentite. Per esempio, quando io entrai nella pubblica amministrazione, anzi un po' prima, più o meno quando mi laureai a metà degli anni 70, era sicuro, perché tutti erano d'accordo, che le riserve petrolifere erano finite nel giro di 30 anni, ma poi non è successo così, e così succede con tante altre cose. Quindi là, per prevedere cosa succede veramente a 20-30 anni è possibile, però bisogna vedere con quali modelli, con quali criteri. Quindi sì, quello è un danno, attento, però potrebbe essere anche un grosso vantaggio, perché potremmo creare delle sinergie internazionali. Non è detto che il giovane che va a lavorare a Londra o che va a lavorare a Caracas sia è una perdita per l'Italia, ma può non essere una perdita per il sistema, perché andremo a fare nuovi scambi, incontri, scontri e cose che potranno rifare grande l'Italia, anche nel collegamento che noi possiamo avere con l'America del Nord, con l'America del Sud, con l'Australia, eccetera. Si tratta di capire se c'è una regia, e qui torniamo alla politica, che voglia valorizzare l'italianità nel mondo e valorizzarla bene. Questo è il punto, perché se c'è questa energia, questa capacità di valorizzare l'italianità nel mondo, oltre che in Italia, secondo me ci dobbiamo preoccupare di avere un disegno complessivo più rispondente alla realtà. Se invece non ce ne preoccupiamo, allora è chiaro che quella è una perdita secca ed è grave comunque. Bene, grazie. Posso dire grazie? Sì. Sto per andare dietro al professore. Allora, a proposito dell'italianità del mondo, guardi, vi racconto una degna, sicuramente più mia esperienza, ma io qualche anno fa, una decina d'anni fa, da presidente della scuola edile di Lecce, andammo a fare dei corsi di formazione per gli italiani d'Argentina. Allora, lei sa qual era il più grande cruccio per gli italiani di Argentina, e a differenza della che sono il 50% della popolazione argentina, che a differenza degli spagnoli
che avevano un sistema organizzato di collegamento della rappresentanza dei cittadini, diciamo, di origine spagnola, gli italiani erano assolutamente abbandonati. Sì, sì, allora è questo. Certo. E chi rappresenta fa male. Grazie.